Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie perché siete numerosi e questo fa piacere, soprattutto perché informarsi è una forma di, una forma di intelligente preparazione alla vita. Allora, diceva un filosofo che l'unica certezza che abbiamo in questa vita è la morte. E, Affrontarla oggi vuol dire anche arrivare alla morte, il titolo appunto di questo incontro è proprio il dolore nell'esperienza delle persone, ma soprattutto è possibile affermare e attuare il diritto a non soffrire. Allora la, i protagonisti di questa serata, allora Don Pierluigi di Piazza, padrone di casa, io ho chiesto se devo dirgli Don Pierluigi, insomma comunque anche dottore, per cui qui siamo pieni di dottori. Allora, dottor Vito di Piazza... Che è primario di medicina interna all'ospedale di Tolmezzo. E il dottor Lu Luciano Orsi, che è medico palliativista, eh, è vicepresidente della eh, Società Italiana di Cure Paliative. Diciamo che è uno dei massimi esperti in Italia di eh, cure palliative e di palliativismo. Eh, non si sa neanche come. non si conoscono neanche i termini, dottor Orsi, comunque dopo ne parliamo. Allora facce note e, e l'ospite, diciamo. Eh, prestigioso senza nulla togliere a nessuno di noi qui al tavolo ci spiegherà perché che cosa vuol dire cura palliativa. Eh, in latino pallium vuol dire mantello e eh, vuol dire proprio accoglienza, copertura, sollievo, e però se si va a vedere su Wikipedia, in internet, eh, si legge che cura palliativa, eh, soprattutto in Italia, è intesa come quasi una cura. Mh, un placebo, quasi una cura inutile in una malattia. In realtà eh, poi mh, ci spiegheremo e soprattutto vi spiegheranno che cosa vuol dire cura palliativa e perché non è un, eh, un placebo e perché non è, come qui scrivono, sinonimo di qualcosa di inutile e di fittizio, tutt'altro. Eh, va detto anche che eh, la cura palliativa ovviamente eh, sopravviene quando c'è una malattia incurabile, quando c'è eh, una malattia che eh, necessariamente purtroppo porta alla porta morte. Eh, ci sono ancora pochissime specializzazioni in Europa, proprio università o comunque master, che eh, specializzano medici nel palliativismo. Questo eh, sarà spiegato durante questa sera. Va detto che in Italia, e questo volevo proprio eh, ricordarlo, ci sono 250.000 persone ogni anno che avrebbero bisogno di cure palliative. Eh, due terzi sono malati di tumore e un terzo di questi invece è, malato, eh, è affetto da malattie eh, degenerative. Più di 40 milioni di persone in tutto il mondo hanno bisogno di cure palliative. Allora, ehm, io comincerei con il, eh, con il dottor Vito Di Piazza, eh, l'esperienza sul campo, eh, ricordando anche una cosa che volevo metterla proprio nell'introduzione. Eh, sabato prossimo, 9 febbraio, sono dieci anni dalla morte di Elwen Englaro, che in qualche modo ha aperto. Eh, oltre al discorso del fine vita, anche al discorso della sofferenza nel fine vita e della necessità di capire che cosa può succedere a tutti noi. Allora, ehm, dottor Vito Di Piazza, io comincerei con te perché la tua esperienza sul campo è molto forte e molto importante. Cominciamo, come mi dicevi prima, proprio dal, dalla tua esperienza umana, addirittura familiare. Buonasera a tutti. Innanzitutto devo ringraziare il dottor Orsi, ci conosciamo da qualche anno, per essere presente qui al centro Balducci e per la sua, il suo impegno che sta approfondendo e sempre profuso appunto nella, nella sua vita di medico eh, nelle cure palliative. Eh, e anche adesso nella società, come vicepresidente, nella società italiana di cure palliative. E non posso anche non ringraziare la giornalista Marinella Chirico per la sua disponibilità, umanità, e per due motivi. Prima per accompagnarci da qualche anno in qualche serata come questa su temi di rilievo nella vita nostra, diciamo di tutti noi. E anche per quanto sempre ha fatto con Pierluigi negli anni, e quindi diciamo indirettamente, anche come legame familiare, no? e non, mi, ricordo, non mi, dimentic mi dimenticherò mai anche quella domenica molto bella a Tualis, dove c'eri anche tu appunto a presentare, a fare da moderatrice a noi in una presentazione di un libro di Pierluigi, in una domenica molto affollata di gente. Fate queste premesse, direi che nella prima parte del mio intervento eh, faccio riferimento alla mia infanzia, di cui conservo ricordi indelebili e nitidi. E conservo anche da allora dentro di me la matrice su cui poi mi sono formato eh, prima come uomo e poi come medico. Ovviamente ampliata e spero arricchita che si sia arricchita nel tempo. Ho trascorso la mia infanzia fino alla terza media nel mio paese nativo attualis, di come un paese in cui vivevano 450 persone e nelle case generalmente eh, abitavano più nuclei familiari. Ci si conosceva tutti, c'era una solidarietà umana vissuta, una partecipazione a ogni evento sia positivo sia negativo, quindi una condivisione, un ambiente di condivisione tra adulti e tra bambini. Mi ricordo tra noi bambini nei giochi, nei lavori per aiutare i genitori. Un clima quindi che aveva un suo fascino e di cui provo a volte ancora adesso nostalgia. Diceva padre Balducci, a cui questo centro si riferisce, che c'è un mondo dell'essere, un mondo dell'esistere. E io da quella finestra diceva Balducci che l'essere, il mondo dell'essere non mi sono mai mosso. Per dire che in fondo anche io da quell'infanzia, da quel mondo dell'essere, da quella finestra non mi sono mosso se non per poi entrare nel mondo dell'esistere modificandolo, ma cementando e arricchendo sempre di più il, modo, il mondo del mio essere. La morte allora era prevista come fase della vita, come fase naturale, come si moriva a casa, non certo si moriva negli ospedali, come... Succede più spesso adesso, salvo rare eccezioni. E c'è un intreccio costante tra morte e vita. È inutile che ci illudiamo eh, di essere mortali, di non pensare mai alla morte, ma la nostra vita si accompagna anche alla morte. E sarebbe auspicabile che, credo, in ciascuno di noi maturasse la consapevolezza del limite. Io l'ho presente forse perché, come medico, eh, sono forse favorito in questo, venendo spesso a contatto con, con la morte nell'ambiente in cui lavoro. Ho anche fatto il chierichetto, come molti l'hanno fatto qui in Friuli: si andava col parroco, prima della chiusura delle bare, a benedire sempre la salma nella camera dove si trovava la persona morta. E quindi mi sono abituato fin da bambino ad avere un po' di confidenza con i morti, persone che poi conoscevo tutte ovviamente in paese. E spesso andavo, mi ricordo, anche da solo, senza quindi quella paura che c'è a volte nella camera dove c'era la salma a dire anche una preghiera. La famiglia in cui si era verificata la morte di una persona non si sentiva mai lasciata da sola, abbandonata nel vissuto esclusivamente individuale del lutto. C'era la partecipazione di un paese in una sorta di diluizione del dolore, di una sua attenuazione, perché la partecipazione con l'affetto di tante altre persone del paese serviva a non sentirsi abbandonati e soli. E poi nei giorni successivi, anche al funerale, quindi nei giorni seguenti, anche nei mesi, i vari componenti della famiglia tornavano a lavorare, ci si rincontrava nelle vie del paese, si riparlava, i bambini rigiocavano subito con i loro coetanei e non servivano certo psicologi per fare trattamenti psicologici all'infanzia. E rimettersi subito anche al lavoro, come succedeva, aiutava la mente e l'anima a occuparsi d'altro, a non avere sempre il pensiero fisso nel dolore per la morte del congiunto. Questa pedagogica realtà non c'è più, oggi prevale l'isolamento, il vivere tutto in modo individuale, con più dolore e tempi più lunghi di elaborazione dei lutti. Oggi si utilizza questo concetto di elaborazione del lutto. Allora non serviva perché l'elaborazione veniva quasi spontaneamente, seguendo il ritmo della vita, scandito dagli stretti rapporti interpersonali, dalle stagioni, in ognuna delle quali c'erano lavori manuali da esercitare. O finora ha parlato della morte di un proprio caro, ma questo valeva anche per qualsiasi evento doloroso e negativo che poteva capitare e incombere sulla comunità. Pensiamo a incidenti, morti sul lavoro, malattie gravi dei paesani. Cioè si realizzava in fin dei conti una comunità terapeutica. Contrapposta alla vita individuale dei singoli attuale con depositi interiori negativi che implicano elaborazioni molto più lente, lunghe, non sempre facili e non sempre concluse. Bambini che oggi sì, spesso hanno anche la necessità degli psicologi, ma sicuramente perché gli adulti che dovrebbero aiutarli sono prima di loro in crisi. A mia, a mia madre piaceva fare l'infermiera, era una sua vocazione farlo, ma poi ha chiaramente dovuto fermarsi negli studi perché negli, non aveva la possibilità economica, però a suo tempo aveva anche fatto l'esame di prima media da privatista tolmezzo mezzo proprio indirizzata in questa sua diciamo ambizione, se così la vogliamo chiamare, ma poi nella sua vita ha svolto di fatto l'attività di infermiere del paese. E il medico, una volta si chiamava medico condotto, le affidava a lei il compito di assistere le persone, ovviamente gratuitamente, e andava sempre nelle case a fare le punture, le medicazioni, l'insulina. Mi ricordo spesso a pranzo che non era presente o arrivava un po' più tardi perché andava a fare l'insulina a mezzogiorno alle persone, e a iniettare la morfina intramuscolo. Qui è un punto importante, su cui poi torneremo anche Luciano, sicuramente. Infermiera del territorio di fatto. Oggi si parla di infermiera del territorio pensando di scoprire chissà quale novità. Di fatto era così. Come vedo Paolo laggiù, è giusto dire le cose a volte belle delle persone. Paolo è un volontario del centro Balducci. Infermiere è stato alla lo vedo proprio qui di fronte a me, alla medicina d'urgenza di Udine. Ebbene, lui, qui a Zuliano e nei dintorni, fa l'infermiere di comunità non nominato da nessuna azienda, ma gra gratuitamente, volontariamente. Va a fare i prelievi, va a fare le medicazioni, va a fare... Fa tutto. Tutto. E quindi un ringraziamento a persone come lui. Dicevo che alla fine mia madre è diventata... L'infermiera del territorio di quel paese e lo faceva con piacere e disponibilità. E dicevo la morfina, signata, sì, la morfina in tramuscolo e la faceva a, alle persone che avevano tumori con dolori intensi anche. Quindi, molto prima che Veronesi avesse anche l'idea di creare l'ospedale senza dolore. E quindi si cercava di fare, in fin dei conti, il paese senza dolore e quindi si praticava la terapia palliativa, di fatto. E da questo io ho imparato molto. Sono stati momenti intensi, indelebili, che si sono depositati in me e mi hanno aiutato nella mia professione. In quanto avevo capito e compreso molto bene fin da ragazzo che le persone non devono soffrire. Una pedagogia e filosofia di cui non ho mai avuto insegnamento all'università, ma l'ho presa a casa mia. E porto alcuni esempi di questo. C'era il sacrestano, Romeo si chiamava, che aveva un avuto un tumore allo stomaco, operato ma poi metastatizzato. Adesso, chiaramente, come medico so che le metastasi che aveva erano metastasi peritoneale, perché aveva mal di pancia sempre. E un giorno eravamo nel prato, io, mia madre, Pierluigi, noi facevamo la spola dal prato alla stalla a portare il fieno e mia madre faceva lì il lavoro nel prato. E mi ha intercettato in un andare e venire dal prato alla stalla per dirmi vai da Romeo nella stanza del Sacrestano, nella camera, perché aveva fatto la morfina l'ultima verso le 10 del mattino, mi ricordo ancora molto bene questi particolari, e vai a vedere come sta. Sono andato in quella camera, ho trovato Romeo sofferente, gli faceva male la pancia molto, male... E sono tornato a riferire a mia madre. E lei mi ha detto, adesso tutti fermi nel prato, io torno io, porto io adesso il fieno nella stalla, torno in paese, è tornata in paese e quindi gli ha rifatto una fiala di morfina. Poi siamo tornati alla sera da lui a vedere come stava e sicuramente questo gli aveva giovato, ma poi la storia è andata avanti non ancora per tanto tempo, però chiaramente con eh, una sofferenza mh, nettamente ridotta. Vita contadina associata in modo nobile, educativo per un ragazzo che non sapeva certo di diventare medico alla medicina palliativa. Poi Romeo è morto, il sacrestano è morto, ma mia madre è stata in parte un suo angelo custode, come direbbe Ansel Grun che ha scritto un bellissimo libro I 50 angeli. E ogni angelo ha un suo significato nella vita di ogni persona. È un bel libro che vi invito a leggere. Ricordo un'altra signora con un cancro della mammella, metastasi ossee, dolori intensissimi. Ebbene, mia madre eh, ma aveva il, la, del, la delega del medico, in pratica, non è che ogni puntura chiamasse il medico, per, come dirà poi anche il dottor Orsi, come si fa la medicina palliativa una volta educati i familiari. E un giorno, mi ricordo, una giornata che ha iniettato sei fiale di morfina, era la fine della vita, ma era molto sofferente e questo sicuramente ha determinato la sua la sua non sofferenza. Quindi non far patire dolore fisico, che poi è totale è psicofisico, che è un dolore è un dovere imperativo il non far patire è un diritto inviolabile delle persone malate. L'incontro eh, con l'esperienza della sofferenza e del dolore nelle fasi particolari delle malattie senza ormai possibilità di miglioramenti. I colloqui con i familiari frequenti mi hanno molto impegnato e mi impegnano ancora, ma diciamo mi hanno tanto umanamente arricchito in questi anni. Hanno contribuito a farmi comprendere ulteriormente che bisogna essere umani partecipativi e mi hanno fortificato umanamente. L'esperienza del dolore, di dolore personale più acuto che ho avuto, è stata la morte appunto, improvvisa di mia madre qui al centro Balducci, un dolore che però si è poi trasformato in maniera rapida e attenuato pensando alla positività sua, ai suoi insegnamenti positivi ai suggerimenti suoi, alla filosofia di vita, alle continue sollecitazioni che ci dava a me e a mio fratello ad andare avanti, a superare gli ostacoli, a perseverare, a credere che si possono cambiare le cose, anche oggi che sembra quasi tutto impossibile. Un invito all'impegno, a dedicarsi agli altri, ad essere utili agli altri e anche all'umiltà e alla semplicità, oltre che all'onestà. C'è un dolore a volte nascosto, impercettibile dagli altri. Mi riferisco al dolore mentale, psichico. Chi soffre di questo dolore può chiaramente a volte suicidarsi. Trova rimedio nel suicidio. E il suicidio è la conseguenza di un dolore mentale insopportabile, cosiddetto psychic, che significa tormento della psiche. Questo dolore converge in uno stato chiamato genericamente perturbato, nel quale si trova l'angoscia estrema, la perdita di aspettative. Future, la percezione del dolore come irrisolvibile. Però c'è un dilemma in queste persone che hanno questa fragilità interiore, questo dolore, come dico, questo tormento psicologico, un tentativo sempre di uscita, cioè il suicidio c'è, lo vedono come soluzione, lo percorrono, però cercano una soluzione alternativa, una via di uscita, per... però le strade restano Sbarrate e a un certo punto diciamo il suicidio, come dico, viene rifiutato, c'è una riverifica, una perlustrazione continua di possibilità alternative, ma alla fine fallite tutte le possibilità la mente accetta il suicidio come soluzione e lo pianifica e lo identifica come unica risposta. L'unica opzione praticabile e disponibile, quindi il suicidio si configura come la soluzione perfetta per le angosce insopportabili della vita. Ma una domanda mi sorge: questo, è sempre, questo dolore è sempre identificabile o può sfuggire a noi che siamo vicini, a queste persone? Porto alcuni esempi che, perché restano sempre impressi. Mi trovavo una sera di un sabato al mio paese e ho parlato a lungo, quasi due ore, con una persona. Di tutto, di temi diversi, di cose semplici. Ma insomma, abbiamo parlato bene. Credo, pur nella mia, nelle mie lacune, di capire un po' col lavoro che faccio se qualche angoscia, qualche tormento poteva emergere da questo lungo colloquio che avevamo avuto. Sinceramente non avevo colto nulla. L'indomani mattina mi ha telefonato un amico del paese dicendo è morto è morta questa persona. Ebbene, io non avevo capito niente di lui pur avendo parlato due ore assieme. E un altro caso, vedo infermiere anche del, con piacere dell'ospedale. È successo anche in medicina da noi. Facevo il giro al quinto piano un giorno e c'era un giovane con cui ho parlato, abbiamo parlato normale. Era ricoverato da alcuni giorni e siamo spostati di stanza, finito il giro in quella stanza e siamo entrati nella stanza accanto. Due minuti dopo vengo chiamato perché quel giovane che non ha lasciato capire nulla di questo suo disagio emotivo, psicologico, era entrato in bagno, aveva chiuso la porta e si era tuffato dal quinto piano ed era precipitato nel marciapiede. Una morte tragica, poi sono venuti i suoi familiari, ma insomma, nessuno è una morte sorpresa, di sorpresa. Poi tre... Dico ancora un esempio, Avevo fatto... era arrivata una signora di Forni a Voltri, mi ricordo d'estate, era caldo, la tapparella al... sempre al quinto piano dell'ospedale, quindi piani alti, Tapparella abbassata abbastanza bene, quindi per entrare sul terrazzo bisognava inchinarsi e andare sotto proprio la tapparella. Ho fatto la cartella, era appena ricoverata, eh, la cartella clinica, però avevamo parlato anche così, anche perché di solito insomma, cerco di parlare un po' con la gente, abbiamo parlato anche del più e del meno. Mi metto nella stanza della caposala a scrivere tutta la cartella clinica, in tre secondi dopo vengo chiamato questa aveva lasciato le pantofole ben proprio ben messe eh, sul, vicino alla porta si era infilata sotto la persiana e si è tuffata dal quinto piano percepito niente io questo lo potrei definire anche come un dolore occulto e nascosto e se ci accorgiamo e percepiamo che quella persona è in sofferenza, cosa facciamo? Cioè a parte l'eventuale qui non ci sono antidolorifici, di quelli di cui potremmo discutere questa sera, non c'è la morfina che mia madre andava a fare nelle case. Forse farmaci che possono agire sulla psiche, sicuramente sì, ma dovremmo essere empatici noi e risuonare col dolore mentale del paziente considerando l'unicità della sua sofferenza. Quindi lo sforzo dovrebbe essere fatto per cambiare anche di poco il dolore da intollerabile, insopportabile a quasi sopportabile e tutto sommato sopportabile. Sicuramente facile a dirsi, difficile poi a concretizzarsi. Ma possono esistere dolori anche con finalità positive da non sopprimere da non medicalizzare in modo esagerato, da lasciare al loro decorso, senza stretti interventi farmacologici? È una bella domanda questa. Io rispondo affermativamente e mi riferisco in particolare al dolore del parto, del travaglio del parto. Ovviamente eh, noi sappiamo che c'è un parto naturale, e c'è un parto con analgesia, l'epidurale per l'analgesia. Se si escludono chiaramente dei parti a rischio, parti gemellari, parti podalici, prematuri, eccetera, non si discute. Si deve medicalizzare, si deve sorvegliare con la, la, la partoriente, si deve fare tutto quanto va fatto, eccetera. Però il dolore del parto è un dolore fisiologico. Fisiologico vuol dire spontaneo, un dolore che fa parte della vita e rispetto agli altri dolori ha anche una, un fine diverso: nel senso che gli altri dolori sono dolori di malattie impegnative, a volte le portano a morte, critiche, non bisogna soffrire come ho detto prima. Ma qui c'è una conclusione in apoteosi, se vogliamo chiamare, una. In grande gioia, in grande soddisfazione, che è la nascita di un figlio, che è la nascita di un bambino per una madre. E il dolore, e quindi è un dolore diverso dagli altri. E il dolore fisiologico non è eh, un dolore solitamente insopportabile, come si vorrebbe a volte far credere. Il dottor Gentali Dick Great nel 1930 disse non si permette alla donna moderna di fare esperienza cosciente delle sue sensazioni fisiche e della loro eco emotiva derubandola così della ricompensa data dalla consapevolezza della forza del suo parto. Poi il dolore fisiologico ovviamente varia da donna a donna. Da parto a parto, tuttavia, è eh, mediamente indicato come più intenso nelle nostre epoche, alle nostre latitudini, forse perché anche la medicalizzazione del parto non facilita sempre la comprensione dei meccanismi fisiologici del, del travaglio e del dolore da parto, anzi, la routine ospedaliera tende a far sentire malate le partorienti. Questi giorni, in previsione di dire queste cose, ho parlato facendo un bulatorio con le donne che hanno partorito per via naturale. Era ovvio, perché dico cosa vado a dire Giuliano? A dire una cosa che c'è una ribellione della sala, che tutte le donne dicono che sono diventato matto. E in realtà queste donne mi dicono che in fin dei conti per loro è stata un'esperienza non traumatica. È stata un'esperienza anche positiva, che non tornerebbero a partorire tranquillamente, non avrebbero difficoltà. Poi tutte le posizioni possono essere mediate. Comunque, il dolore fisiologico non è, eh, dicevo, insopportabile, è intermittenza con delle pause che permettono di ricaricarsi e che saranno presenti anche se sempre più brevi fino al momento della nascita. E in poche ore la donna si trasforma radicalmente e diventa madre, pronta a dedicarsi interamente e eh, in modo altruistico alla nuova creatura che è completamente dipendente da lei. Perciò eh, per una madre in travaglio la prova che sta cercando di superare ha un significato profondo e sa che presto sarà ricompensata perché avrà tra le braccia, tra la, sulla sua pancia il suo bambino e poi non sentirà più dolore, bensì solo una grande gioia. Il dolore in un parto naturale. Spesso costringe la madre a, cambia a cambiare posizione e a volte sono proprio questi movimenti a facilitare anche la discesa del bambino con la analgesia Questi movimenti non sono possibili perché sono aboliti, perché le donne restano ferme sul letto, sdraiate lì e ferme. Le posizioni che a volte una donna in travaglio naturale deve prendere, posizioni verticali, movimenti del bacino che fa, facilitano eh, sicuramente l'allargamento dei diametri pelvici, cioè il bacino si dilata, e assecondano il passaggio del bambino. Mentre la madre, come dicevo adesso, la, la donna che resta draiata sul lettino non ha di questi movimenti. E durante il travaglio poi ci sono delle scariche ormonali, ci sono degli ormoni che possono essere chiamati del sentimento moroso come l'ossitocina, l'endorfina e la prolattina. Ricordo che le endorfine sono dei, degli ormoni che hanno un'attività anche analgesica, antalgica. E servono anche al bambino perché vengono passati nel liquido amniotico, quindi il piccolo riceve queste endorfine, siccome soffre un po' anche lui ovviamente, soffrirà un po' di meno con queste endorfine. E poi ci sono gli ormoni cosiddetti dell'attività, dell che sono l'adrenalina e il cortisolo, che servono e sono utili alla madre perché rendono la madre attiva e vigile. Nella parto analgesia tutte queste scariche sincrone di ormoni e ben intrecciate in quella che viene chiamata un nome ormonale in termine medico non sono così perfette. E quindi, sul dolore del parto, ovviamente, per concludere questa parte, si proiettano molte concezioni e condizionamenti culturali, ovviamente. Il passaggio di. Di esperienze negative condiziona la persona, eh, le altre persone. Se uno ha avuto un'esperienza negativa e eh, eh. poi si trovano ovviamente anche nei reparti, chi spinge alla parto analgesia in modo, in modo, diciamo, netto. Per cui c'è anche questa possibilità del parto naturale, però bisogna creare un ambiente intimo anche per la donna, intimo, che vuol dire che la donna deve sentirsi nel suo ambiente in, non osservata in modo non deve essere continuamente visitata per vedere se il diametro in quel momento è. E ho assistito anche delle scene poco a volte mi hanno angosciato delle, delle infermiere, delle ostetriche che salgono sulla pancia delle partorienti e spingono in modo irruento quasi questa discesa del feto e non è così sempre ci sono condizionamenti quindi eh, culturali. Può essere utile avere la vasca con l'acqua, ovviamente, perché l'acqua calda e tiepida favorisce il rilassamento muscolare. E ci sono condizionamenti culturali anche nella vita della, nelle varie fasi della vita della donna, e vado a concludere in breve. Ad esempio, il dolore premestruale, visto che si parla di dolore. Allora, il premestruale condizionato mi diceva: Io ho sempre avuto una grande stima del mio professore di ginecologia, e non a caso la Graziottina è diventata la sessuologa migliore in Italia e una delle migliori in Europa. Eravamo in corso assieme, abbiamo discusso tante volte di tutte queste cose. E diceva anche lui che, vivendo in una famiglia in cui la madre comincia a dire eh, le mestruazioni, dolore intensissimo, la sorella uguale. Chi è lì avrà il ciclo mestruale con i dolori premestruali intensi. Poco da fare, non, non li ha. È così, è un condizionamento come le, la menopausa, anche a volta. Forse, sentir parlare male della menopausa, molte donne la sopportano meglio e altre in un ambiente familiare dove è vissuta male la sopportano peggio. Questo è. È dimostrato, quindi bisogna relativizzare i sintomi e questo significa già in parte dominarli e attenuarli. Si potrebbe parlare di molti altri dolori, ma non entro in merito. Potrei parlare di un solo dolore che colpisce, perché colpisce il 15% della popolazione mondiale, l'emicrania, perché non viene spesso diagnosticata e basta solo parlare con la persona, non servono fare esami. Il colloquio con la persona è rilevatore se uno ha l'emicrania o una persona ha l'emicrania o no. E spesso l'emicrania è una malattia che costringe la persona a restare a casa, a non andare a lavorare, a soffrire per anche giorni interi. Colpisce più le donne, spesso Preceduta nel ciclo mestruale, nei giorni precedenti, nel giorno prima, durante il ciclo, si attenua nella menopausa, nella gravidanza, colpisce anche persone che hanno malattie immunitarie. L'esperienza del dolore può anche avere un significato positivo, escluso, come dico, il dolore fisico che va soppresso comunque, ma in particolare nelle malattie inguaribili? Sì. E la resilienza, come si dice, indica proprio la capacità di affrontare e resistere agli urti, alle avversità della vita, uscendone rafforzati. E questa resilienza è l'abilità di superare le avversità senza soccombere. E per comprendere il concetto di resilienza viene spesso utilizzata la metafora dell'ostrica. Cos'è questa metafora? Cioè, un'ostrica reagisce all'entrata di un'impurità, ad esempio un granello di sabbia, producendo la perla. Quando infatti un elemento estraneo penetra nell'ostrica creando un'azione di forte disturbo, l'ostrica per proteggersi inizia a secernere una sostanza madreperlacea che si stratifica, che si isola strato su strato. E isola il corpo estraneo penetrato. Quindi la perla è il risultato eh, di una ferita cicatrizzata. Quindi ci possono essere anche esperienze di dolore in cui le lacrime si trasformano in perle e ci auguriamo che questo possa spesso cadere. Concludo come ultimamente mi capita di fare spesso perché. Eh, la persona a cui mi riferisco era, oltre che amico, un grande, una grande persona, un grande poeta della carne, Leonardo Zanier, e concludo citando due righe di una sua poesia. La poesia ha questo titolo, Parce a mi signor, perché a me signore? E dice, Parce a mi signor che sta croce, dice che... In fondo, perché a me, Signore, questa croce? La croce può essere anche identificata anche col dolore nella vita. Quindi, perché a me, Signore, questa negatività? Tu che rappresenti il positivo non sai far del male? È una domanda chiaramente esistenziale, a cui lascio la risposta a ciascuno di voi, e su questa risposta. Passo la parola anche poi a Pierluigi. Grazie per l'attenzione. Dottor Orsi, per parlare di dolore nell'esistenza delle persone siamo partiti dalla morte per arrivare alla vita di nuovo con, con, con Vito di Piazza. E, la prima domanda, la più logica, forse banale, che cos'è chi è lei, che cos'è un medico palliativista. Ma poi io tornerei un attimo sulla morte per chiederle qual è il suo rapporto con la morte. Ci convive tutti i giorni. Buonasera a tutti e grazie per l'invito e per l'ospitalità molto calda. Beh, il medico palliativista è un medico che non lavora da solo perché lavora in equip. Le cure palliative si fanno in equip e quindi ci sono gli infermieri che fanno cure palliative, gli psicologi, gli OS, gli assistenti sociali, i fisioterapisti. Quindi è un'equipe che lavora perché la gestione del dolore totale, quindi il dolore fisico, psicologico, sociale e spirituale, non la può fare una figura professionale, la deve non fare figure professionali che abbiano delle ottiche che si, mh, in, si intersecano con le altre e si potenziano con le altre, perché quello che vede un infermiera non lo vede un medico, quello che vede il fisioterapista non lo vede lo psicologo e via dicendo. Quindi il palliativista, io sono un medico pagliativista che ho fatto prima rianimatore, sostanzialmente è un medico che ehm, viaggia con due gambe, da un lato usa la gamba terapeutica e quindi i farmaci, sostanzialmente farmaci mirati a controllare la sofferenza, che non è solo il dolore fisico, ma per esempio la fatica a respirare. Vi assicuro che la fatica a respirare può essere molto peggio del dolore fisico. Se non ci credete provate a respirare qualche minuto da una cannuccia della Coca-Cola, quelle piccoline, non quelle... Le cannucce grandi, una cannuccia piccolina, un paio di minuti e poi capite subito cos'è la mancanza d'aria, l'aria che non entra. Ecco. Immaginate di sentire questa sensazione per ore e ore al giorno. Ecco, questa è la tipica sofferenza fisica eh, che va assolutamente controllata perché è del tutto inutile. Eh, giustamente, Vito parlava di alcuni dolori che hanno una loro utilità. Ma nelle patologie croniche, non solo cancro, perché un cardiopatico o un malato di polmoni, eh, per esempio, patisce la fatica a respirare o il dolore fisico in un modo non molto differente da un malato di cancro. Ecco, quel tipo di sofferenza lì va assolutamente controllato e può essere controllato. Va controllato perché non è utile, crea solo danni. Mentre se invece lo si controlla, il che non vuol dire magari annullarlo, ma ridurlo a un livello che il malato giudica tollerabile, non il sanitario, è il malato che giudica il livello di sofferenza che gli è sopportabile, una volta controllato questo dolore il malato può fare altro, no? può pensare, può comunicare può accudire le persone che stava accudendo, la mamma può cucinare per i bambini, può accompagnare a scuola, magari col busto, magari patendo un po' di dolore, ma accompagna la figlia a scuola. Mentre se ha un dolore è inchiodata al letto e la figlia a scuola la porta la sorella o alla babysitter. E non è la stessa cosa. E si crea subito una sofferenza psicologica, perché la mamma non fa più i, i pasti, perché è malata, perché non fa più fare i compiti ai bambini, eccetera, eccetera. E quindi c'è una gamba terapeutica che va assolutamente usata e sicuramente eh, i farmaci sono quelli che eh, permettono il controllo di queste sofferenze. C'è la morfina che è importante usare, se ne usa ancora troppo poco, la si usa troppo tardi, la si usa male, ne ha utilizzata di più prima e su patologie anche non cancro. Bisogna saperlo usare, ma non è difficile come tutte le cose si imparano. Quindi sicuramente bisogna usare meglio i farmaci analgesici, magari meno antinfiammatori, di cui abbiamo le case piene e sono fra i farmaci più pericolosi che esistono, e molti più opiacei, che sono farmaci se usati bene, meno pericolosi. Ma poi ci sono i farmaci per l'insonnia, i farmaci per l'acidità gastrica, i farmaci per Uh, avere meno dolori addominali, i farmaci per andare di corpo, insomma, i farmaci che permettono di controllare le sofferenze. Questa è la base. Senza controllare la sofferenza fisica, soprattutto con i farmaci, non si possono fare le altre cose che può fare l'altra gamba, che l'altra gamba è la gamba della comunicazione e della relazione, la gamba dell'accompagnamento. Perché? Perché le persone che si ammalano gravemente, che si avvicinano alla morte, hanno sostanzialmente due paure alla fine: una di morire male, e l'altra di morire soli. Ma non hanno generalmente la paura di morire. La paura di morire sono i sani, ma generalmente la maggior parte delle persone che si avvicinano alla fine della vita. Non hanno la paura di morire, hanno la paura di morire male, quella ce l'hanno tutti, e hanno la paura di morire soli, quella ce l'hanno tutti. E allora l'altra gamba, che è quella del sto con te, non ti abbandoniamo, continuiamo a venire a casa, possiamo ricoverarti in un ospite se la casa non è gestibile, perché non ci sono le forze sufficienti, perché non ci sono i soldi per la badante, perché. La figlia lavora perché il figlio non riesce a prendere il permesso perché ha appena avuto il lavoro e se chiede il permesso poi rischia di essere lasciato a casa, eccetera, eccetera. Quindi se gli si danno le possibilità di essere eh, accuditi nella cura, la paura di morire male, la paura di, di, di morire soli si attenua. E queste due cose sono possibili. Sono possibili se si mette in piedi un sistema per cui c'è una reperibilità di mattina, di notte, c'è un telefono, ci sono delle visite domiciliari al bisogno o programmate, eh, c'è un sistema di erogazione farmaci, eh, non è la, la nonna, la suocera che deve fare la spola in otto uffici per avere otto timbri al punto giusto, poi il timbo non va bene, quindi bisogna perché questa è pura sofferenza. La burocrazia riesce a produrre una sofferenza come poche cose al mondo, quindi anche questa è una gamba organizzativa che bisogna gestire in modo corretto. Ecco, questo lo fa il medico, cambiate un attimo le cose, lo fa l'infermiere per le sue competenze, lo fa lo psicologo quando serve, meno di quello che sembra, eh, lo fa lo psicologo, lo può fare il fisioterapista con degli obiettivi di sollievo, di rinimento alla sofferenza. Forse la domanda, la seconda domanda, io la terrei come ultima, e vorrei farla anche a Vito e a Pierluigi dopo. E quanti siete in Italia e come ci si forma per arrivare a fare, questa, a fare il medico palliativista? Allora, nella società di cure palliative ci sono circa mille medici. Siccome non tutti sono iscritti, probabilmente ci sono... 1200, 1300, 1400 medici e palliativisti. dopodiché ce ne sono altrettanti come infermieri e come altre figure professionali. Diciamo che si può fare solo una stima perché l'Italia è un paese che non conta mai, noi non riusciamo mai a avere le statistiche di chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo, quando lo facciamo. Uno dei lati deboli dei confronti fra il nostro paese e altre nazioni è esattamente questo: anche eh? quando vai a. A confrontare i numeri noi non ce li abbiamo, magari facciamo delle cose buone, ben fatte, ma poi riuscire in qualche modo a conteggiarle a dimostrarle è sempre un problema. Però sostanzialmente parliamo attorno di 5.000 persone, ecco, questa è la stima. Eh, sicuramente ne servirebbero di più, nel senso che soprattutto le cure palliative che sono nate sulle cure oncologiche oggi si stanno estendendo non più alla fase finale della vita ma anche nelle fasi più precoci, in cui c'è comunque bisogno, anche se il malato fa ancora chemioterapia, radioterapia, eccetera. E quindi fare cure palliative più precocemente del malato oncologico e cercare di fare cure palliative del malato non oncologico, quindi il cardiopatico, il malato respiratorio, il malato con affezioni renali, eccetera, in fase avanzata, comporta un fabbisogno maggiore. Eh, e le stime attuali sono circa di... 450.000 pazienti italiani che avrebbero bisogno di, di cure palliative, a vario livello, eh, di, di varie intensità. Quindi è chiaro che eh, mancano ancora i numeri. bisogna anche fare Anche i numeri, ma manca anche forse la formazione. Allora, il, il medico palliativista è l'unico medico che non guarisce sostanzialmente, o forse un po' troppo forte. Allora, un ragazzo si iscrive all'università e dice io... Forse qualcuno non sa nemmeno che questa potrebbe essere veramente un uno del, delle, delle branche più, più importanti, certo. non lo so, più vicini al, alla persona rispetto ad altre. Sicuramente, sicuramente se uno vuole fare una professione che eh, gli permette di entrare a contatto con le persone in relazione è un po' quello che ha raccontato così bene Vito, sia sul versante mamma sia sul versante dell'esperienza personale, è fare il Pagliattivista. Io ho fatto rianimatore 24 anni eh, e poi ho fatto il Pagliattivista. In un paio d'anni di rianimazione sono stato abbracciato dai familiari più di 24 anni di terapia intensiva. Ecco questo per darvi idea della gratificazione eh, che si ha soprattutto in ambito di ospite o, o domiciliare perché eh, gestire una visita mangiando una fetta di torta e, e, e bevendo il caffè, ma parlando anche di morte che arriva e di cosa fare quando arriveranno i periodi più brutti, beh, questo vuol dire avere gratificazioni continue, dare e ricevere. Quindi sicuramente è un mestiere che i giovani possono e devono fare, eh, attualmente non abbiamo dei percorsi formativi. Eh, da quest'anno finalmente ci sono Uh, 75% delle università italiane che hanno introdotto 25 ore di insegnamento teorico e pratico in cure palliative, che, che è niente, ma almeno è un seme messo nei sei anni di formazione di un medico. Poi però non c'è attualmente la specialità che è quella che dovrebbe permettere la produzione di specialisti che rincalzano quelli che poi entrano in pensione, quelli che poi per una serie di ragioni... Uh, c'è il ricambio del de professionale. Quindi sicuramente il buco universitario è un buco importante. Adesso ci sono dei master, ci sono dei corsi, mh, belli, sono abbastanza diffusi, non purtroppo in tutto il territorio nazionale, però non siamo ancora a un livello di formazione sufficiente. Dottor Orsi, allora c'è anche un suggerimento di Vito di Piazza. Come sono organizzate sul territorio? Di una regione le cure palliative concretamente. Io posso parlare della mia regione, che è la Lombardia, perché ho lavorato lì ed è una regione dove, essendo nate lì nel milanese, ovviamente eh, negli anni Ottanta, fine, fine, fine anni 79, insomma, inizio anni 80 le cure palliative eh, sono più sviluppate. Sono rappresentate eh, da equip di cure palliative o pubbliche o di organizzazioni non profit o addirittura adesso di profit e quindi di cooperative che fanno questo lavoro eh, o fondazioni o comunque eh, imprese commerciali che fanno assistenza sanitaria, che eh, per normativa regionale devono avere una reperibilità la fornitura di farmaci, ehm, l'erogazione di ausili e presidi, quindi il letto, eh, il batterasso, il deambulatore, eh, eccetera, eccetera, e devono garantire dei livelli di copertura eh, sia in visite regolari sia in visite al bisogno, che permettano di seguire il bisogno di questi ammalati, che non è un bisogno costante perché una settimana magari deve andare due volte il medico e una volta l'infermiere in e la settimana dopo invece deve andare quattro volte l'infermiera in e mezza volta il medico. Quindi il fabbisogno, eh, siccome va sull'andamento dei sintomi, sull'andamento dei problemi, può, può variare sostanzialmente. In alcune fasi addirittura bisogna andare due volte al giorno, eh, in altre, vo altre volte eh, bisogna stare un po' più leggeri. Perché la famiglia ha bisogno di momenti anche suoi, mh, personali, però se c'è bisogno deve avere la possibilità. Oltre al cuore delle cure palliative, che, che è l'assistenza domiciliare, che si avvale ovviamente del rapporto con il medico di famiglia piuttosto che col pediatra, piuttosto che con lo specialista ospedaliero, l'altro tassello importante è l'hospice, che è il posto dove si ricoverano i malati che non si riescono a gestire a casa. Il rapporto però è, è nettamente: diverso, cioè eh, sono molti più i malati che vanno e possono essere curati a casa e lo, il ricovero va limitato a situazioni che veramente a domicilio non riesce a gestire perché la maggior parte dei malati e delle famiglie preferisce la casa e non il ricovero, anche se l'ospice ha stanze singole, possibilità di mangiare lì, possibilità di dormire lì, non ha orari di visita, c'è cioè la stanza giochi dei bambini, insomma. Cioè, tutta l'attenzione la, 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 a ricostruire in un posto di ricovero l'atmosfera domestica. Ma uno può portare anche le, le foto dei nipotini, i disegni dei nipotini, il cappello dell'alpino, il suo comodino, il dipinto, ma è sempre non casa sua. Ecco, quindi se si può scegliere, la casa è sicuramente meglio. Io ho scoperto oggi, venendo e preparandomi insomma, per questo incontro, che c'è una legge italiana, la legge numero 30 del 2010, aprile 2010, che sancisce che le eh, terapie palliative sono un diritto. Come uno può chiedere a questo punto, perché certo i medici palliativisti sono pochissimi, la, le sensibilità sono molto diverse, no? tra i medici e per cui dalla parte del paziente cosa si può fare. Allora, il paziente deve chiedere, il familiare deve insistere. La chiave è questa qui, cioè laddove localmente stenta a essere coperto questo bisogno, se la richiesta non è forte, la programmazione sanitaria può non essere così sensibile. Eh, Laddove invece il cittadino eh, sia malato, sia familiare, eh, insiste, poi prima o poi le risposte arrivano. Quindi può sembrare un discorso strano, però eh, è così. Cioè, L'adattamento dei modelli sanitari che sono nati in epoche diverse, sono malati diversi, quindi su meno malati, più acuti, eh, ecco, questo tipo di medicina... Che adesso deve gestire tanta conicità, tanta terminalità in, in posti diversi, eh, ecco, questo adattamento non è automatico, non è eh, facile, bisogna superare resistenze. Per superare resistenze bisogna agire noi all'interno e il cittadino all'esterno, ecco, altrimenti il sistema fa fatica ad adattarsi. Ecco, infatti ci sono regioni dove siamo più avanti eh, e regioni dove siamo più indietro. Insomma. È importante sapere che questo è un diritto comunque. Sì, la legge 38 garantisce, si chiama proprio nel titolo, eh, la, 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 il diritto del cittadino a accedere a cure palliative. Quindi non è qualcosa che viene elargito per lungimiranza, per bontà. È un diritto che va garantito. Che cosa vuol dire per voi? Fallimento, mi suggerisce Vito, per un medico palliativista il ricovero di un paziente ehm, seguito a casa può essere un fallimento. Eh, sì e no, nel senso che, eh, fino, a che fino a quando mettere Fleboclisi le Fleboclisi stanno nell'armadio, nel senso che alla fine della vita non servono, serve altro, ma non servono le flebo. La gente che riempita di flebo muore male, muore facendo fatica a respirare. Le flebo servono in altre fasi, ma non nella fine della vita. Un, un ammalato muore generalmente mangiando sempre meno e bevendo sempre meno. Questa è la via fisiologica del morire. Non si vede perché bisogna invertirla e imboccare il malato, ingozzare il malato o per la via orale o per la vena quando il suo fisico si sta spegnendo, ecco. Nessuno di voi alimenterebbe con la stessa quantità di benzina, un motore a 12 cilindri e un motore a un cilindro, no? e quindi bisogna rispettare la fisiologia. Però questo è un problema di formazione perché se non ce l'ho in testa, eh sì, certo. Fratto il cronico avanzato e eh certo. terminale come sì. l'acuto, eh, ma sono due robe diverse. Eh, no, il fallimento, eh, allora, da un lato il fallimento ci sta perché se si parla di accompagnamento alla fase finale della vita, si parla di limitazione progressiva, di perdita di capacità, è un castello di sabbia che crolla. Quindi, pretendere che questo castello stia in piedi fino alla fine è proprio innaturale. Quindi, bisogna accettare che le cose vadano progressivamente peggio e tentare di farle andare meglio andando contro la fisiologia significa fare disastri. Ok. Allora, bisogna accettare che la morte arriva, bisogna accettare che la morte si porta dietro delle sofferenze che vanno seriamente controllate, per cui se un paziente ha un intestino bloccato non lo alimento, ma gli tolgo dolore, questo è il problema, ma gli devo togliere dolore però. E quindi non è un fallimento nel momento in cui accetto che le cose vadano via via sempre peggio, ma ne contengo i danni. Se poi riesco a farlo nell'ambiente scelto dal malato, sono ancora più contento. Magari non è sempre possibile farlo, allora bisogna gestire la scelta migliore. Un palliativista non punta all'ottimo, perché non è ottenibile, punta a quello che è obiettivamente raggiungibile e l'obiettivamente raggiungibile va misurato mettendo insieme le nostre competenze le possibilità realistiche e le possibilità economico-familiari e logistiche che ci sono quindi si può soccorrere a casa quasi tutti gli ammalati certo che se eh, nella, la temperatura di quella casa lì sono 12 gradi perché non ci sono soldi per far funzionare i termosifoni piuttosto che eh, litigano sul funzionamento del termosifone, allora è meglio proporre un ricovero e cercare di andare verso il ricovero. Ecco, questo vuol dire eh, cercare di assecondare i bisogni fugando paure, perché poi molte famiglie a volte puntano al ricovero perché pensano di non essere in grado di, di fare le cose. Invece, una famiglia ben addestrata e formata riesce a fare quasi meglio di un professionista sanitario, ma non perché abbia più competenze, perché ha quelle competenze che sono necessarie, ma il rapporto è uno a uno. Cioè c'è una moglie e una figlia, di solito il caregiver è femminile, e un malato, e questo rapporto a uno non c'è quasi neanche in animazione. Quindi l'attenzione a girare il cuscino, a spostare i tempi per andare in bagno, la frequenza con cui girarsi a casa è incomparabilmente inco superiore rispetto all'ospedale o all'ospizio, dove i numeri sono, sono diversi. Quindi si possono tenere tanti ammalati a casa e fare tante cose bene. Bisogna però da un lato cominciare a parlarsi, mettere sul tavolo molto onestamente le debolezze e le forze. Noi cercare di supportare le debolezze e soprattutto centrare le nostre attenzioni, le nostre di sanità dei familiari sui bisogni del malato. Perché invece la famiglia vede i suoi bisogni, vede le sue paure e quindi tenta di condizionare il malato cercando di convincerlo a fare quello che lei ritiene meglio. Spesso malato e famiglia non la pensano allo stesso modo, i bisogni sono diversi, il lavoro da fare è mettere insieme, confrontare questi bisogni. Eh, se non ci si riesce, allora lì forse c'è una punta di fallimento. C'è una punta di fallimento. Io chiuderei con questa, <coughs> mh, con questa domanda per poi riprendere magari un giro velocissimo e poi la domanda mh, dei, del pubblico. E il, lo rifarebbe? Uno. E secondo, qual è la sua percezione, il suo sentire, il suo, mh, la morte per lei? Allora, lo riferirei sicuramente sì, ehm, per le ragioni che ho detto, che avete intuito, che poi possiamo chiarire in discussione. Il sentire della morte è questo mestiere, questa professione, questo percorso, mi ha dato la possibilità di vedere la morte come rianimatore, la morte più acuta o la morte più ospedaliera, la morte più tecnologica e come palliativista la morte più naturale, più domestica. Eh, me, meno complicata e quindi eh, mi sono cadute un po' di paure nei confronti della morte non è che io non ho paura di morire ci mancherebbe altro eh, però so che le cose possono essere parlate cioè posso parlarne è possibile parlarne di queste cose e se è possibile parlarne le paure calano perché molto delle paure che circondano la malattia e la morte derivano dall'ombra, dal non detto, dal, dall'accennato, dal nascosto. Ed è un peso terribile, soprattutto per il malato, in parte anche per i familiari. Invece scopre che può, se il malato può parlarne, se la moglie ascolta, se la figlia apre le orecchie, se il figlio non gli chiude la bocca, poi tutti stanno meglio perché si sono detti delle cose. E le paure calano. Ecco, veder calare le paure e vedere la possibilità di controllare le sofferenze ehm, ti permette l'emergere di quello che lei diceva all'inizio, cioè l'unica certezza che abbiamo è che finiremo, moriremo. Ecco, se questo percorso può essere, non dico liberato, ma attenuato dalle paure è un percorso che io ho visto e gli ammalati. Mi hanno insegnato, ci insegnano, è percorribile. Ecco. Io ricordo due o tre battute fulminanti che mi hanno proprio cambiato prospettiva. Una è stata la solita situazione in cui la moglie dice non deve sapere che ha il tumore eh, e quindi non dite niente, non è, insomma, è la solita commedia. Quando mh, mi ha fatto il caffè è andata in cucina perché lui gli ha detto vale, vai, vai in cucina a fai il caffè per il dottore. Quando lei ha svoltato l'angolo mi ha detto: Quella lì pensa che io non abbia capito niente. Io lo so che ho il tumore del polmone perché l'ho letto nella cartella clinica. Ma vuole che io, che ho fatto il pescatore per 50 anni e sono uscito col mare grosso e non sapevo se tornavo per portare a casa quattro pesci per far strasciare mio figlio, abbia paura di un tumore del polmone? Ecco. Un altro mi ha detto: Io ho fatto il pompiere. Lei lo sa cosa vuol dire fare il pompiere? Dico: Beh. Posso intuire, ecco, vuol dire rischiare la pelle. L'abbiamo appena visto a Parigi no? e in tanti altri posti. Ecco, allora queste frasi qui ti fanno capire che il, la vecchiaia, la perdita di mh, potere, di, di funzionalità, la malattia grave e la morte che si avvicina, la morte che accade, diventano fenomeni più quotidiani, più naturali. È un po' il paese. Certo. degli anni 50 in certo. cui questi fenomeni erano accettati certo. i bambini vedevano morire e nessuno si stressava perché bisogna impedire che senta il pezzo di conversazione telefonica quindi la, moglie prende, la mamma prende su col filo lungo va in bagno quindi il bambino gli parte subito la paura perché capisce che se la mamma va in bagno a telefonare col filo lungo del telefono c'è qualcosa di brutto che sta succedendo e quindi poi non glielo fanno vedere perché lo, lo deportano dalla sorella a Milano e quindi manco vede più cosa succede se non se lo trova nella bara o neanche quello, ehm, ecco, allora lì nasce il fantasma, la dimensione fantasmatica, paurosa. Poterne parlare, poterla vedere, eh, i bambini insegnano questo, che se i bambini stanno dentro le storie e vedono il nonno, la mamma, il papà, il fratellino che pian pianino si alletta, pian pianino si addormenta, pian pianino risponde male, pian pianino smette di respirare elaborano il lutto bene se voi andate a vedere i disegni nei mesi dopo, sono tutti disegni pieni di giallo, di azzurro, di verde di prato, se andate a vedere i disegni dei bambini che sono stati deportati sono stati tenuti allo all'oscuro, non hanno visto sono pieni di neri, di viola e di rossi allora io non faccio psicologo, non faccio, però insomma è facilmente comprensibile come viene elaborato in modo diverso, ecco L'insegnamento dei bambini è questo, cioè se si fa ridiventare la morte, la malattia, la debolezza, eh, un qualcosa di quotidiano naturale può essere accettato alla fine. E questo è l'insegnamento loro, eh, non, non nostro loro. Eh, grazie infinite, grazie a tutti e due, grazie a Vito e grazie al dottor Orsi. E allora... Pierluigi è un compito non facile, no? Perché diventa, eh, no, si entra in una dimensione altra, no? La dimensione dello spirito con te, no Pierluigi? Ti lascio la parola. Come sempre saluto con amicizia e cordialità tutte voi e tutti voi ringrazio Luciano che è qui accanto a me, Marinella e mio fratello Vito. Solo un passaggio di una curiosità però non superficiale perché gli incontri nascono nascono perché è nato questo, perché personalmente ho sempre cercato di coinvolgermi in queste situazioni della vita e perché mio fratello Vito con cui c'è un rapporto costante nel convegno che organizza a settembre da tanti anni o prima di ottobre a Tolmezzo mi ha parlato di questo dottor Luciano Orsi e poi così ci siamo trovati a Belluno. Insieme per un incontro e quindi poi è nata, parlando con Vito, la... così, questa proposta che lui ha accettato, e, venendo da lontano e lo ringraziamo. Io gli ho chiesto a Luciano se poteva indicare un titolo per questa serata e lui mi ha risposto: Il diritto a non soffrire. Poi ho dialogato con Vito, poi ho riferito a Luciano. La possibilità di rendere il titolo più problematico, non perché non fosse il titolo ben stringente ed eloquente, più problematico. Che certo contenesse l'affermazione del diritto a non soffrire, ma insieme tutti gli interrogativi che l'esperienza del dolore suscita. E quindi, per questo, abbiamo detto: come è possibile affermare, però attuare anche il diritto a non soffrire? In realtà, meditando per questa serata, il termine diritto può subito portarci a considerare le affermazioni della Carta Universale dei diritti umani e della nostra Costituzione, perché la violazione di quei diritti determina tanto dolore, tante sofferenze nelle persone, in centinaia di milioni di persone sul pianeta. E questi frammenti, spunti di riflessione che ora cerco di condividere con voi sono espressione del mio percorso umano, culturale e spirituale, in cui sono presenti tante tante storie nelle quali molte volte ho ricevuto la richiesta di ascoltare e di partecipare al dolore delle persone, di accoglierlo, di condividerlo. In questo mio percorso ho cercato di interrogarmi, di riflettere, sempre con un atteggiamento possibilmente di ricerca, anche di approfondire, di scrivere qualcosa. Spesso in diversi luoghi ho partecipato, a volte anche con Vito, con Marinella, a incontri con Peppino Inglaro. La questione del dolore riguarda il senso stesso della vita. Gli interrogativi, quali sia, di, 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 gli interrogativi di quali siano le dimensioni importanti della vita, quelle costitutive, quelle che danno qualità alla vita stessa. E riguarda dimensioni personali, intime, riguarda le relazioni, il corpo, l'animo o l'anima o la psiche profonda, come, come ognuno vuole esprimersi, la psiche, la medicina nei suoi diversi aspetti, l'etica. La politica, l'economia, abbiamo sentito prima parlare di una legge, l'economia, quanto serve per la legislazione, la dimensione religiosa. L'essere umano, da quando è bambino a quando è anziano, in tutti i passaggi della sua vita cerca di vivere bene, quell'espressione latinoamericana che è difficile tradurre in italiano, del buen vivir, vivere bene che non è il benessere economico che è stata una ubriacatura per questa società. Ricordiamo quel libro di Eri Fromm, Avere o essere, così significativo e perenne anche oggi nel suo insegnamento, ma è il buon vivere, il vivere bene, in modo significativo, positivo, sereno, possibilmente senza dolore. Di fatto l'esperienza del dolore riguarda in modo più o meno intenso tutti noi tutte le persone, nei diversi aspetti della vita, peraltro non separabili, non disgiungibili, bensì parte della globalità dell'interezza dell'essere umano. Il corpo, il cuore, i sentimenti, cioè le emozioni, la coscienza, la psiche, la ragione. La vita ci insegna come l'esperienza del dolore riguardi tutte queste componenti, anche quando una di esse ad esempio la corporeità è particolarmente colpita, come può esserlo anche un'altra parte, beh, però tutto poi sappiamo che è interconnesso, è connesso tutto. Direi una parola sul dolore, mettendo un titoletto, il dolore provocato. Guardando con lo sguardo della profondità alle nostre esperienze ed estendendolo in prospettiva planetaria, tutto il pianeta, guardando tutto il pianeta, noi consideriamo quanto il dolore, quanto dolore ci sia e quante volte il dolore sia causato da persone, da gruppi, da politiche, da economie e in confronto di altri esseri umani. Gli spasmi della fame, la mancanza d'acqua potabile, quindi il conseguente insorgere delle malattie, le violenze, le torture, le guerre. I disastri ambientali provocano sofferenze terribili che non sono iscritte in un fatto cieco, sono determinate dalla struttura ingiusta di questo mondo. Una immensa estensione del dolore umano causato da esseri umani su altri esseri umani. Qui in questa sala, domenica scorsa 27, abbiamo vissuto... La giornata della memoria in modo significativo, partecipato. E noi riflettiamo, abbiamo riflettuto, riflettiamo come sia stato possibile pianificare per milioni di persone l'accanimento a provocare loro dolore, l'eliminazione fisica delle persone, dopo l'annientamento della loro dignità umana. Anche la medicina è stata utilizzata per brutali sperimentazioni non per alleviare il dolore, ma per procurare il dolore. E questo è avvenuto e avviene ancora nella storia. Si studia come dosare progressivamente la tortura per raggiungere uno scopo, ad esempio acquisire informazioni. La scuola famigerata degli Stati Uniti, la scuola delle Americhe, dove si allevavano gli, I torturatori dei, per i paesi del Centro e Sud America aveva un libro di testo dedicato alla tortura, come cioè imparare a torturare in modo scientifico dosando la tortura fino alla morte delle persone. Ho detto qui domenica che non è possibile vivere la memoria di tanta disumanità se oggi si ripropone disumanità, come avviene nei confronti dei migranti quello che è successo riguardo a questa nave, Sea-Watch, e a quello che succede nei lager della Libia, dove parlano di 10.000 persone che vengono torturate in modo impressionante come facevano i nazisti. Continuamente si ripropongono gli interrogativi sul perché l'essere umano, che tale non è più quando diventa carnefice, sia capace di provocare tali e tante sofferenze. C'è cioè un dolore provocato. E l'avidità dell'avere, la presunzione di superiorità, l'arroganza dei poteri conducono a durezza di cuore a una spietatezza sconvolgente. Partecipare a questi dolori significa impegnarsi per quello che ci è possibile a prevenire le cause. Secondo Tito Letto, il dolore incontrato: l'insorgere e il persistere delle malattie che colpiscono il corpo, con coinvolgimento di tutta la persona da cui sappiamo ne viene la promozione e l'attenzione alla prevenzione, alla cura preventiva di una vita nostra il più possibile sana, salutare. Riflettiamo sulle disabilità fisiche e psichiche che provocano sofferenza dalla nascita o per situazioni poi intervenute. Proprio questo pomeriggio mi incontravo fra il lacco con un gruppo di genitori. Di ragazzi, ragazze, anche grandi, disabili, che sono accolti in quell'istituto e ho colto tanta sofferenza, amore, dedizione e sofferenza. Poi pensiamo solo in modo descrittivo a situazioni di dolore provocate da incidenti sulle strade, sul lavoro, in altre situazioni. Pensiamo a dolori profondi provocati da sconferme nella nostra vita da relazioni di amore, di amicizia, da difficoltà nell'ambito professionale, da avversioni e critiche che ci colpiscono. Pensiamo a situazioni di sofferenza personali e relazionali, a motivo delle dipendenze da alcol, da altre sostanze, dal gioco, sofferenze di chi entra in questi tunnel, nella ricerca di una felicità invocando strade che diventano un tunnel da cui poi è difficile, anche, anche se è possibile, ma è difficile uscire. Pensiamo ai dolori profondi provoca provocati dalla morte di persone care, specie se precedute e segnate da malattie lunghe, dolorose, distruttive, o da morti improvvise che provocano lacerazioni profonde. Pensiamo al dolore profondissimo provocato da morti tragiche, come ricordava prima Vito, il suicidio, specie di figli, con l'avvolgimento di un mistero grande, con gli interrogativi che si susseguono. Terzo capitoletto, come sentire il dolore, come ascoltare il dolore, come intervenire nel dolore. La nostra vita è decisa dalle relazioni. E anche se la dimensione personale del dolore permane, personale, perché ognuno vive un proprio doloro, dolore, sono molto molto importanti le relazioni per ascoltare il dolore, accoglierlo, condividerlo, fare tutto il possibile per allentarlo, fino magari a farlo scomparire. Da qualche tempo mi sembra di scorgere in alcune parole colme di pregnanza e significato, le situazioni e insieme dimensioni fondamentali della vita. Si tratta di quattro parole abbinate due a due. Le prime due, il primo abbinamento è amore e dolore. L'amore inteso nella sua profondità come dimensione fondamentale della vita viene colpito dal dolore, ferito nelle sue diverse manifestazioni. Ma nello stesso tempo le esperienze della vita ci insegnano che l'amore alle persone vissuto come vicinanza, premura, cura, cura palliativa è la risposta principale al dolore. L'altro abbinamento di parole è concretezza e mistero. Le diverse situazioni ed espressioni del dolore sono terribilmente concrete e insieme misteriose attribuendo a questa parola il significato di situazioni e dimensioni così complesse e profonde, con aspetti così diversi, che non sono iscrivibili in modo semplicistico, in schematismi scientifici, moralistici e religiosi. Mistero è la parola che ci dice situazioni che ci avvolgono, ci attraversano, ci interrogano e chiedono costantemente meraviglia, stupore, nel bene e nel male lo stupore. Attenzione, ricerca di comprensione e di possibili risposte, le più adeguate possibili. È il contrario della suefazione, della distanza peggio dell'indifferenza. Ricordo con voi come sia importante accogliere il dolore nelle relazioni umane. Ho sempre presente nel mio itinerario due medici che, nelle loro intuizioni, proposte e pratiche attive e coinvolgenti, hanno collocato il disagio, la sofferenza e il dolore proprio dentro le relazioni. E hanno fatto scuola. Uno è il professor Udolin, che ha considerato come la dipendenza dall'alcol sia costabile in modo veritiero e guaribile solo nelle relazioni. Per cui ha inventato il club degli alcolisti, un trattamento nei quali la sofferenza è accolta, esplorata nelle sue cause, avviata alla ricerca di soluzioni nelle relazioni di accoglienza, riconoscimento veritiero della realtà, dialogo, percorso conseguente nel sostegno reciproco. E il professor Basaglia, abbiamo celebrato anche qui, in questa sala, i 40 anni, lo scorso anno, della legge 180. Liberato dall'istituzione totale dei manicomi, in cui persone, malattia e luogo di segregazione si identificavano nell'annullamento della persona, riconsegnando la persona sofferente alle relazioni umane, riconsegnandolo, riconsegnando le persone, ad esempio, alla città di Trieste, non più dentro l'ospedale di San Giovanni, nella città, Il malato riconsegnato alle relazioni. E così l'ammalato di tumore o di altre gravi patologie, colui che, è come Welby, immobile su un letto da tanti anni, viene riconsegnato alle relazioni di familiari, amici, di, scusate, familiari medici, infermieri, esce dall'isolamento della malattia, dai pensieri negativi che essa suscita. Nell'incontro riscopre attenzione, vicinanza, sostegno, aiuto concreto, umano, medico, spirituale, teso a farlo soffrire il meno possibile fino a far scomparire il dolore. Quello che dice, dicevano prima chi, i due amici che mi hanno preceduto, questo del dire parole su qualcosa di profondo che non resti così sospeso, sarebbe un'educazione da vivere da riproporre continuamente. Certo, senza nessuna simpatia al dolore, meglio sempre non ci fosse il dolore, si constata come più volte, e come un paradosso della vita, che il percorso della malattia e del dolore possono favorire un ripensamento, una riconsiderazione della stessa vita, andando a cogliere e approfondire le dimensioni essenziali quelle che veramente contano, che sono permanenti, qualificanti la vita stessa, favorendo anche nel contempo la riscoperta di relazioni con i familiari e gli amici che si erano fermate, irrigidite, in situazioni avvertite ormai come statiche, non più modificabili, apparentemente definitive. E poi incredibilmente dentro la malattia si sono riscoperti anche eh, le dimensioni umane, ci si è ri riavvicinati. E come abbiamo ascoltato dai due amici, eh, mio fratello e Luciano, che ci hanno preceduto, ecco, le relazioni con le persone ammalate sono fondamentali nella relazione così come con i familiari, con il dialogo, l'informazione, la proposta di possibili itinerari, il rispetto dell'autodeterminazione del malato, la concordanza con lui e con i familiari per le scelte da decidere e da attuare. E per le modalità in cui in questo deve avvenire. Ecco, questo ultima parte, per come riesco, e che ci vorrebbe, come si dice sempre, un convegno per trattare qualche spunto sul dolore, la spiritualità, la religione e la fede. E le parole spiritualità, religione e fede sembrano ripetute, ma non le ho ripetute casualmente, sono equivalenti nel nostro dire ma almeno nella mia percezione sono e riflessioni non sono equivalenti. La spiritualità si può intendere come dimensione profonda dell'essere, anche in un'accezione laica. L'esperienza del dolore può sollecitare ad una esigenza di spiritualità. Il medico, l'infermiere, i familiari, gli amici avvertono nella relazione con la persona che soffre l'esigenza di essere attenti, profondi, a considerare tutte le dimensioni della storia personale di chi soffre e quindi di fatto anche il proprio sentire personale nei suoi confronti e nei confronti della propria vita cambia, ci si trova in una situazione nuova che chiede un'ulteriorità rispetto a quello che si è fino, ad ora, fino a prima sperimentato. Si percepisce di essere chiamati appunto ad andare oltre a quello che... A quello che eh, si considera come qualcosa di normale. Parlare di spiritualità nel dolore va riferito non solo a persone ritenute in qualche modo e per qualche aspetto particolarmente dotate di spiritualità, elargitrici di spiritualità, ma anche, ripeto, nella laicità, a medici, infermieri, ai soggetti di quelle relazioni che attorniano la persona malata. Appunto, la spiritualità come profondità dell'anima. La fede, personalmente sono portato a questa distinzione fra fede e religione: la fede come dimensione profonda dell'essere, come sensibilità, orientamento della vita in rapporto ad una presenza, uno la chiama Dio, con altri, altre religioni con altri nomi, mentre la religione come espressione esteriore della fede nell'organizzazione delle verità della fede, negli aspetti istituzionali, negli aspetti rituali. Sappiamo che fede e religione si rapportano sempre in modo dialettico, perché la religione tende a frenare e a comprimere la fede, perché la fede è sempre profetica. La religione rispetto al dolore durante i secoli ha cercato di dare una risposta però con un tributo notevole pagato alla filosofia degli stoici, perché c'è stata una mediazione teologica della filosofia della Grecia, con tutto il rispetto per i filosofi che abbiamo studiato, certo, per certi aspetti anche quella platonica, a certe correnti rabbiniche, alla concezione manichea, c'è cioè una negazione negativa del corpo, è l'anima che può essere purificata dalle sofferenze del corpo ma questa era una visione non accettabile, manichea, della persona umana, a cui questa religione, non la fede, ha contribuito, ha contribuito nella storia. Cercando di risolvere la grande e perenne questione del dolore, dell'avvertenza della sua ingiustizia, si è stabilito il collegamento con il Dio della religione come un Dio della meritocrazia, che premia e castiga, e può far soffrire per imprescrutabili disegni la volontà di Dio, di conseguenza vivere il dolore può diventare un cammino di purificazione e di acquisizione di meriti. Qualche frammento di riflessione sulla fede nel rispetto di tutte le fedi religiose, i cui principi ispiratori indicano in modo chiaro ed esigente il riferimento a Dio. Scritte anche all'ingresso del centro Balducci, di tutte le religioni, chiamato in diversi nomi Dio, è il riferimento all'uomo, alla donna, con la sollecitazione a vivere la fede nella concreta prossimità con le persone. Riferendomi a Dio, nell'esperienza della Bibbia, il Dio della fede, quindi, soprattutto al Dio umanissimo di Gesù di Nazaret, ritengo si possa affermare che Dio non manda il male, anche se restano le domande sempre. Non può mandare la sofferenza e il dolore, né è indifferente nei confronti di chi soffre, ma sente, vede, partecipa, vive la compassione. Sappiamo che la Bibbia comincia non dal libro della Genesi, è stato collocato così dopo, ma la Bibbia comincia dal libro dell'Esodo e comincia con questa frase, che Dio dice, ho visto le disgrazie del mio popolo in Egitto, ho ascoltato il suo lamento. A causa della durezza dei sorveglianti, e ho preso a cuore la sua sofferenza. Qui non è il Dio dei filosofi, statico, motore immobile con rispetto ad Aristotele, lassù in alto, che poi colpisce o premia a seconda del suo criterio arbitrario. A questo punto è il Dio della storia che ha un cuore, è un Dio di compassione. Questo. E sappiamo come la corrente profetica sempre ha messo attenzione ai deboli, ai poveri, agli sofferenti, agli sfruttati, agli oppressi, a coloro che sono meno protetti, come lo erano allora i poveri, gli orfani, le vedove, gli stranieri. E c'è un libro della Bibbia che è stato interpretato in modo molto riduttivo e parziale, facendo poi veicolare questa pazienza di Giobbe come esempio di una sopportazione non partecipata. Non è vero. Giobbe nel suo itinerario doloroso va via via riscoprendo nel tormento del giorno e della notte, nelle lacrime e negli interrogativi, che non esiste il Dio che premia e castiga. Difatti, alla fine del libro di Giobbe si dice: Finalmente ti riscopro, non più come un Dio straniero, ma un Dio partecipe. La pazienza di Giobbe è la pazienza tormentata di un uomo che non capisce perché, viene, viene, perché è passato dal successo, dalla gloria, dal benessere, è passato al tormento della malattia, di lui e dei, dei suoi familiari, dei suoi conoscenti. E i racconti dei Vangeli ci comunicano il Dio umanissimo di Gesù di Nazareth che vive la continua compassione nei confronti delle persone. Diversamente ammalate nel corpo, nella psiche, nell'animo, le sue parole e i suoi interventi diretti sovvertono lo schema della religione istituzionale del Tempio, gestita dalla classe sacerdotale, che presenta un Dio che premia e castiga, per cui la malattia, le malattie sarebbero una conseguenza del male compiuto. Questo è andato avanti per lungo tempo. Eh. Gesù di Nazareth sta in mezzo. Accoglie, incontra, ascolta, guarisce anche fisicamente, tocca i malati, Gesù tocca. Dalle chiese è stato espulso i corpi, sono stati espulsi. Gesù tocca i malati, i lebrosi, le donne, i bambini. Lui è un grande medico, Gesù di Nazareth, un grande terapeuta, un grande taumaturgo. E quando non guarisce comunica sempre vicinanza, fiducia, speranza, incoraggiamento, come a dire di non subire le situazioni in modo fatalistico. Di conseguenza sollecita tutti noi a coinvolgersi e ad attivarsi per liberare le persone dal male, dal dolore. Questo è il messaggio del Vangelo. Liberazione dal dolore. Non subire il dolore per purificare chissà che cosa nella vita. Lo stesso per questo amore radicale e sovversivo che esprime. E che capovolge le situazioni, viene accusato, processato e condannato in modo ingiusto dalle classi dirigenti del potere, primo quello religioso. Va incontro alla morte consapevolmente come scelta di fedeltà e di coerenza. E vive Gesù la paura e l'angoscia, percependo l'incombere della violenza che gli procurerà tanto dolore. Vorrebbe scansare il dolore, se potesse. Poi si affida ad un percorso di fedeltà a questo grande ideale di insegnamento di una nuova umanità e di servizio all'umanità. Soffre moralmente Gesù di Nazareth l'ingiustizia e la falsità di un processo, l'umiliazione con cui il potere e i suoi soldati colpiscono lui, vittima, come avviene sempre per le vittime che i poteri e i loro servi considerano un trastullo nelle loro mani, viene torturato. Con la flagellazione, come avviene ed è avvenuto a milioni di esseri umani, come nei campi di sterminio nazisti, come nei lagri della Libia, come a Giulio Regeni, che abbiamo ricordato pochi giorni fa a Fiumicello. Il suo umanissimo vissuto è di angoscia profonda. I Vangeli parlano che Gesù ha vissuto l'angoscia, l'angoscia, con il dubbio dell'esistenza di Dio. Dio mio, Dio mio, mi hai forse abbandonato nello stesso tempo per invocare la sua presenza, come a dire se anche tu non ci fossi, a chi potrei affidarmi dall'abisso del dolore e dell'abbandono? Quindi, andando a conclusione, ci sono state nella storia interpretazioni riduttive, tendenti a suggerire una logica espiatoria, di acquisizione di meriti rilevata con attenzione dai maestri del sospetto come Marx, Foy e Vernice da tenere in dovuta attenzione. L'affermazione di una delle beatitudini, beati coloro che piangranno consolati, o quella programmatica letta anche nel Vangelo della domenica scorsa, sono stato inviato a portare il lieto annuncio ai poveri, mai dovrebbero essere interpretate in modo riduttivo, moralistico, dolorista ma invece esprimere un conforto esistenziale profondo che diventa disponibilità ed impegno nell'affrontare le situazioni di povertà, oppressione, umiliazione e dolore. Beati voi, dovrebbe essere una percezione consolante sentire che Dio è con noi per darci forza e coraggio ad affrontare le situazioni di dolore e per farle evolvere nel modo più positivo ed umano possibile. Quindi la fede è una costante sollecitazione. A fare tutto il possibile perché si soffra il meno possibile, alla disponibilità, all'impegno perché il nostro vivere, amare, relazionarci, lavorare, alle volte perdere la speranza, poi riprenderla, siano car caratterizzati sempre dall'umanità più profonda, che il soffrire e il morire siano sempre nel modo più umano possibile. E l'affermazione e volontà di Dio è ambivalente, come sento io. Non si dovrebbe intenderla come una decisione di Dio quasi deterministica. Come potrebbe Dio essere determinante con la sua volontà in una situazione terribile di dolore se è il Dio amorevole, vicino, colui che comunica conforto e sostegno? Questo Dio non può volere la sofferenza e il male, ma solo il bene dei suoi figli. E chi dice di vivere una fede in Lui dovrebbe fare il possibile perché le persone non soffrano. Si può intendere volontà di Dio uscendo da ogni suo determinismo e vivendo la malattia e la sofferenza affidandosi a Lui, avvertendo la Sua presenza e il dialogo con Lui, appunto, come incoraggiamento e fiducia nella libertà e nella responsabilità di decisioni di importanza particolare, anche unica, come quella del Cardinal Martini di essere sedato, addormentato e così avvia, avvicinarsi al passaggio misterioso della morte e all'incontro con quel Dio in cui ha sempre creduto. Può, può anche darsi che in questo itinerario la persona sofferente sia portata a considerare la sua sofferenza in mezzo alle tante altre sofferenze delle persone che soffrono. Per una considerazione esistenziale, non fatalistica, ma invece di partecipazione alla condizione di sofferenza di tante persone, auspicando che anche queste altre abbiano la possibilità di ricevere la stessa attenzione, premura e cura che, che, lui, che quella persona sta ricevendo. Quando nella fede, concludo, si afferma che Gesù, dopo tanta sofferenza, chi vive questa dimensione, però che è sempre un affidamento, una ricerca, è risorto, vivente oltre la morte, di sofferenza, accanto al letto di un ammalato grave, di fronte a una persona immobile in condizione estrema, in ascolto di una persona angosciata, a me pare che significhi agire, fare tutto il possibile, sperimentare quello che fino ad ora è sembrato impossibile per poter ridurre al minimo il dolore e possibilmente farlo scomparire. Grazie. Grazie per Luigi. Grazie a tutti voi. Il dolore è declinato in, in, mille, in mille modi. Adesso io la parola la darei a voi se avete qualcosa da chiedere, una vostra, ecco, ancora una vostra esperienza. Diciamo abbiamo un 10 minuti un quarto d'ora e se no comunque poi noi eh, anzi il eh, Vito e il, il dottor Rossi si fermano. Dica pure signora. Adesso arrivano col microfono. Buonasera. Eh, volevo chiedere al medico di piazza eh, chi dava la morfina a vostra madre? una volta? gliela dava il medico? eh? gliela portava lui? sì, adesso posso farvi adesso è io difficile adesso a è volte difficile. trovarla domanda, sul territorio? già trovato ris da, ho avuto risposta. Altra medicina introvabile adesso? c'era il paese, no? Eh, dov'è il paese adesso? il mio vicino di casa quando è venuta l'ambulanza a prendermi il giorno dopo quando sono tornata a casa eri tu che avevi bisogno il giorno dopo però sì, quindi il paese non esiste più quindi con che medicine curiamo adesso i dolori dell'anima in particolare forse la morfina riesco a averla magari con internet ma il resto no poi altra considerazione privatissima l'anno scorso ho avuto tre amici che si sono suicidati uno di questi era uno psicologo che andava a curare, cioè insegnava all'università, aveva i suoi pazienti e insegnava a rilassarsi, a combattere. Presumo, perché conosco da vent'anni la moglie, e aveva parlato, come ha detto lei, con la moglie fino a un momento prima, è salito. Non so se sempre lei ha dominato due volte il quinto piano. La settimana scorsa io ho detto "Salgo, da me non ci sono cinque piani, quindi salgo al quarto e mi butto". Ho parlato prima di buttarmi, ma non mi sono buttata, visto che sono qui, ho telefonato al mio parroco. Ho lasciato un messaggio la mattina. "Don, mi voglio buttare dalla finestra". Eh, mi ha telefonato, sì, verso le tre, le quattro, ho visto adesso il messaggio, sono fuori Udine, vieni stasera alle sei, e mi, se mi ero buttata, beh, facevamo il funerale. E... La seconda persona che si è buttata dalla finestra, ho telefonato, non so se dal quinto piano, cerco di essere ironica, ho chiamato l'altro giorno la figlia e le ho detto, eh, quello è successo mesi fa, eh, tua mamma aveva dato segnali perché io oggi ho detto che vorrei buttare. No, signora non lo faccio, non vada dagli psichiatri, non si faccia dare farmaci. Ho chiamato anche dalla psichiatra perché c'ero andata. Oggi stamattina ci sono andata. Ho detto voglio che si renda giustizia ai dolori dell'anima che ho sopportato tre volte nella vita. Vent'anni fa avrei dovuto buttarmi, non mi ci sono buttata, però sono andata dagli psichiatri, ho preso farmaci. Due o tre anni fa ho avuto un problema per cui sono stata allontanata da situazioni in cui si dovrebbe avere il conforto degli amici, queste associazioni combattono la solitudine degli anziani, dovrebbero combattere la solitudine degli anziani, far socializzare, eccetera, eccetera. Ti mando via perché parli la mancanza di relazioni che si trova, dove certo. si vende. No, ho ragione signora. Beh, allora, eh, io penso che, che questo sia uno dei temi che hanno legato tutto questo, questo incontro di questa sera. Certo, forse più che una parola mia, eh, tutto la comprensione, ecco, davvero, il mondo è cambiato. Ce lo siamo raccontati questa sera, il mondo è cambiato profondamente. Cosa si può fare? Credo che mh, abbiamo provato a parlarne, forse il discorso, parlare, forse, credo sia una delle, delle, delle vie, però io mi auguro che trovare qualcuno che Sì, ma forse ecco allora il, la, il sost... Come sostituire il paese, come sostituire la comunità, come sostituire la famiglia solida? Forse, eh, Vito, allora, una, una parola. Io credo che, beh, chiaramente, riferendosi a paesi, parliamo dei paesi della montagna friulana, non intesa la Carnia solo, ma il Cividalese, il la Pordenonese, l'Alto Pordenonese, la Valcellina, che sono paesi disabitati. Quindi tutto quello che dicevo, che guardo a volte con nostalgia, non c'è più. E non ci sarà più, perché chiaramente nei paesi disabitati sono abitati da anziani, per cui fra qualche anno questi paesi andranno a, a chiudersi. 40 anni fa, ancora, cito sempre Leonardo Zanier nel libro Liber di Squigny Là diceva: 40 anni fa, non adesso, e quando torni dal mio paese, i chiati mo una chiesa che non fuma più. Un'altra chiesa scerada. Questo 40 anni fa. Allora, in un clima come quello attuale. Pierluigi e poi diranno del libro in prossima pubblicazione. Ma io queste cose le ho dette anche alla gente, ai politici. Perché non pensare a chi potrebbe abitare i nostri paesi? Certamente in un momento come questo, non so quanti qui dentro, forse qui più di altri, di altri la pensano, possono condividere il mio pensiero, ma sicuramente un paese della Carnia potrebbe ricevere almeno 4-5 famiglie esterne. Cioè, i nostri paesi possono essere riabitati solo da persone che vengono da fuori. Poco da fare che vengano migranti, che vengano dall'est, che vengano, son mancate delle politiche per rimettere la gente nel posto. È impensabile pensare che la gente della montagna torni in montagna quando è andata via. Faccio un esempio. Badanti, ne abbiamo tantissime in Friuli, perché non si è mai pensato a una programmazione di un ricongiungimento delle famiglie dei badanti? Che potevano chiaramente tornare, sono venute le donne, pochi uomini, potevano arrivare le badanti col marito e i figli, quattro 3-4 quattro famiglie per paese ricostituivano una situazione e così adesso, se, questi, se queste persone che vengono da fuori ci vuole però un impegno di eh, eh, anche, eh, coinvolgimento dei paesi, della popolazione, di tutti per farli accettare. E quindi c'è tutto un sistema che potrebbe partire dinamico, perché altrimenti chiaramente in situazioni come quelle che si stanno verificando si chiuderanno servizi, si chiuderanno e la gente è costretta ad andare via sempre di più. E quindi l'isolamento viene ulteriormente rafforzato. Però bisogna aprire l'anima, l'animo, la testa, il cuore. Adesso è dei politici, non solo, della gente anche, perché chi scrive su Facebook è contrario allo sbarco di 40 persone. Ma stiamo scherzando. Oggi, oggi abbiamo avuto uno sbarco di 48 persone che sono state divise tra otto paesi d'Europa. 48 persone che Pierluigi ha accolto in una serata quasi di 4 anni fa qui al centro Balducci, che era una stazione di Udine che la polizia non sapeva dove mandarle e sono arrivati qui a dormire e sono rimasti qua 15 giorni. Allora, dobbiamo aprire i cuori, le menti, le relazioni, come dicevamo prima, e chiaramente a livello politico devono fare delle scelte che attualmente non le fanno né ne hanno fatte prima. Perché il tema dell'accoglienza, il tema dell'inserimento di altri nei, nelle nostre realtà è un tema che purtroppo fa perdere consenso. Questa è una verità. Fa perdere consenso e ci vogliono solo delle grandi persone che, non, che hanno prospettive non di politica di tre anni ma di... Che vedono le cose lontane, 10 anni, 15 anni, e che sanno fare programmazioni a prescindere da quella che è un'utilità immediata di restare attaccate a una poltrona o a una sedia. Io però mi sento di dirle una cosa: non smetta mai di cercare aiuto, mai, mai.

Certo, lei ha bisogno, ecco, certo. Cioè, allora, queste sono cose mia anche molto sue personali, pubblica, certo. perché sono... viene da tre anni, cioè da vent'anni è la terza volta che avviene. No, io ho resistito, questi vent'anni. Ma anni. io, quando dico cercare aiuto, aiuto dico ci vuole proprio aiuto allargata, allargata, allargato? allargata. questo, ho detto non voglio parlare di me. Voglio che certo. il caso venga presentato non si allontana da delle associazioni che no, dovrebbero no, certo. servire per socializzare per, per, per una persona perché parla. Certo perché ecco, parla. Perché parla. Ecco, il peso degli altri è sempre difficile portarlo. Allora, c'è qualcuno che vuole brevemente intervenire? Perché veramente siamo, siamo in chiusura? Proprio brevemente. Con sì, sì, certo. Eh, proprio domande brevi risposte brevi. Vada no, signora, mi scusi, lo interrompo. No, Buonasera, volevo ringraziare per le informazioni e chiedere se, son, se posso sentirmi fortunata a risiedere in Friuli, perché il dottor Orsi ha parlato di regioni non allineate. Sono sconcertata da sapere che c'è è voluto una legge per affermare che uno non deve soffrire. Pensavo che il dolore e la malattia fossero un po' in simbiosi, in un certo senso. Allora, dobbiamo domani mattina raccogliere le firme, come ha detto, cioè anche l'azienda sanitaria fosse... che dall'alto non prevede questo in automatico. Credo che sia una strada ancora, no? Percorribile, ma ancora... Beh, eh, sicuramente i friuli deve fare dei passi sul terreno delle cure palliative. Eh, per esempio avete un'unità nuova di cure operative pediatriche, che è veramente rara in Italia perché c'è un quattro hospice veri, veri, poi alla fine sono due e mezzo, eh. Eh, per cui poi ovviamente ciascuna regione ha delle punte buone di eccellenza e dei buchi, però dal punto di vista generale direi che su Friuli bisogna investire. Le cure palliative hanno bisogno di uomini, donne e panda. Le panda per andare in giro per le valli. Chi vive nelle valli ha difficoltà ulteriori. È più facile organizzare cure palliative a Milano che non nel Trentino, ovviamente. Magari i modelli possono essere adattati, e modificati, ma comunque un investimento va fatto. Eh, fortunata sì, perché sicuramente è una regione che può ascoltare di più rispetto a altre regioni che le assicuro sono di una sordità galattica, però mh, il livello attuale dei Friuli non va bene, ci preoccupa a livello nazionale, anche se avete professionisti con tanto di cappello, ne, però sono delle macchie di leopardo, e piccole macchie e tanto, tante aree scoperte, ecco. quindi chiedetelo, chiedetelo perché eh, è un diritto eh, farlo. Bisogna unire le forze. Eh, le, la complessità, la si sfida alla complessità la si vince unendo le forze. Se ci si contrappone nei ruoli, nelle prerogative, nelle responsabilità, la complessità aumenta. Bisogna unirsi attorno a un tavolo e ciascuno mette il suo pezzo: il cittadino, il familiare, eh, il programmatore eh, sanitario, eh, il politico i mass media che non giocano un ruolo lieve, ecco, ma bisogna però unir, unirsi sugli obiettivi, bisogna avere pochi obiettivi chiari, avere cure palliative efficaci secondo me, ma secondo l'OMS, perché è l'OMS che l'anno scorso ha detto che le cure palliative sono un diritto umano, se l'OMS dice che sono un diritto umano, beh sono proprio un diritto a, a tutto tondo. Per esigerlo bisogna unire le forze. Allora signora, ecco. Eh, buonasera, Ci una domanda lei. veloce per il dottor uh, Vito Di Piazza a proposito del suicidio, che è un tema sempre molto doloroso. Eh, nel caso la persona di assegni da tempo di sofferenza, depressione molto grave, eh, però si impegna da un lato sia nel lavoro sia a fare cose nuove ma dall'altro si capisce da altri gesti che sta programmando il suicidio. Uno di questi gesti molto evidente, amante degli animali, li sta dando via. Allora, secondo la sua esperienza, la vicinanza dei tanti amici che le vogliono bene può ancora costituire speranza di salvezza? Grazie. Beh, sicuramente sì, cioè nel senso che, come abbiamo detto... <coughs> La vicinanza delle persone che hanno delle problematiche così intense, sofferenze psichiche, è fondamentale. A me sono capitati dei casi anche di persone che hanno tentato il suicidio e sono state salvate all'ultimo minuto proprio. Potrei citare degli esempi, ma non sorvolo. Ho sempre detto a livello personale, eh, prima di decidere se ti ritorna l'idea, ti lascio anche il mio numero di telefono di casa, perché se ti capita anche durante la notte di avere qualche momento difficile, tu sappia che c'è una disponibilità a, parlar a parlarci assieme. Quindi direi che la risposta è più che affermativa. Dopo ci sono delle situazioni talmente ingarbugliate anche da un punto di vista psicologico delle persone che nonostante gli aiuti che possono ricevere eh, anche mirati, anche umanamente profondi, eccetera, non riescono a uscire da situazioni depressive, non riescono a vedere via di uscita, non riescono a vedere la luce in una galleria che è buia. E, purtroppo... Però, insomma, star di vicino, parlare, dare disponibilità relazionale, umana, credo sia fondamentale, insomma, al di là di quelli che poi possono essere anche i farmaci e, e, e quindi la cura medica. Ecco, eh, sì, la, la prima che va alzato. Eh, io poi andrei a chiudere, magari poi ci si può conf confrontare anche e al momento conviviale sempre qua. Al momento conviviale, esatto, la signora senz'altro, certo, e dopo um, vada pure, mi scusi signora, vada vada. Andremo a chiudere ecco. con, con Pierluigi. No, no. Senta, volevo chiedere al dottor Orsi cosa si può fare, come ci si può ehm, proporre al medico di base quasi sempre assente. Cioè, un paziente può essere assistito a domicilio per molti mesi, in un momento critico, poco prima del passaggio, c'è bisogno di cambioterapia, di presenza. Spesso questo non avviene. Cosa si può fare in quei momenti per non portarlo all'ospedale nel weekend, quando lo si è tenuto a casa sei mesi e si vuole che il passaggio avvenga a domicilio? Uh, mi spiace di questa esperienza. Uh, io allora, sono stato un ospedaliero che poi ha lavorato tanto a domicilio e quindi uh, ho conosciuto come lavorano i medici di famiglia. E come gli ospedalieri ci esistono vari tipi di medici di famiglia. Uh, il problema qual è? Che uh, se si rimane dentro i modelli che ci hanno messo in testa all'università si creano questi problemi. Sì. Se si rimane dentro dei modelli sindacali di suddivisione delle responsabilità rigide, si creano questi problemi. Se si va a vedere il bisogno dei malati, il bisogno dei familiari, no? l'ho tenuto a casa sei mesi e voglio tenerlo a casa fino alla fine, però dovete supportarmi, bisogna cambiare il tipo di mentalità. Gli ospedalieri e i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e gli ospedalieri gli infermieri dell'ospedale e gli infermieri del territorio cioè stiamo facendo un tipo di medicina per cui non siamo stati formati questo è il problema eh, ci queste... sono procedure rigide cioè non, non posso fare lo straordinario non sono reperibile portatelo in ospedale Etcetera, cosa eccetera, possiamo eccetera. fare di fatto? Quello, allora, voi chiedete perché l'unica cosa che potete fare presente è il tipo di problema, e già questo non è scontato, perché non è detto che chi governa i sistemi sanitari poi conosca i problemi, eh? no, perché capisce. sono problemi nuovi che, si che, si che, che nascono, e, e la complessità è, deriva proprio da, da questo, cioè dall'avere attorno al malato, il malato che sta andando peggio. La moglie che per esempio si ammala, la badante, che a luglio torna in Ucraina. Se torna in Ucraina, la badante, chi arriva? La cugina. Che, che però l'italiano certo. Italia, lo capisce meno bene, non è dentro la storia e rischia all'ultimo momento di chiamare il 118 quando invece non deve chiamarlo. Ecco, questa è complessità. Se cioè poi ci vogliamo aggiungere il lavoro precario piuttosto che... No, io eh, non aggiungerei ci aggiungerei solo il medico di base. Eh? Il medico di base che non è presente, che non mette la terapia, non so se è dolore... Questo è un questo, pezzo, questo è badante, è un pezzo è ma ci sono anche problema. ospedalieri che li mettono senza terapia. Ci sono terapie che viaggiano dall'ospedale al territorio e si trasformano nella galleria del tempo e, e entrano tre, out, tre antipertensivi invece di uno, perché si so, cioè, sono questi i problemi. Allora bisogna, da un lato, far presente... E esigere delle risposte dal sistema, unendo il sistema, cioè la terminalità non la può condurre bene a termine una sola persona, non lo può fare il medico di famiglia, non lo può fare l'oncologo, non lo può fare il cardiologo, non lo può fare l'infermiera dell'Ari. Non... ci vuole l'unione di medico di famiglia, pediatra di bella scelta, cardiologo, ospedale, chi va il palliativista, eccetera, eccetera. Io non so se le ho risposto, però non è un problema di un singolo professionista. No, questo è chiaro. È, è proprio un problema in di... In questo momento storico noi cosa possiamo Dovete fare? Dovete chiedere. Eh, chiedere chi... che vengano... Perché ci sono delle persone che sono deputate a dare risposte. E se non vengono sollecitate le risposte tendono a non darle perché devono mettere mano a un sistema. <ride> Mettono mano al sistema solo se sono costretti. Eh, ma questo fa parte anche del nostro modo di pensare di tutti noi, eh? cioè finché non ci mette in crisi una situazione, noi tendiamo ad andare avanti come siamo sempre andati avanti, no? nell'educazione in famiglia, nella nostra vita privata, nella nostra vita... solo quando siamo pressati cominciamo a cambiare. Ecco, noi siamo nati. Io, io sono un po' più vecchio di tanti altri qui dentro, sono nato in una situazione in cui eh, è sempre l'altro. Che deve risolvermi il problema. I miei problemi derivano dal non funzionamento di qualcun altro, così non andiamo da nessuna parte. Eh, oggi la complessità di questa situazione richiede che anch'io mi devo mettere in gioco per la mia parte. Eh, e se ci mettiamo tutti in gioco e spingiamo tutti nella stessa direzione, poi si sbloccano queste situazioni. Per forza di cose, eh. scusi, ancora una cosa. Un, allora, un semplice testamento olografo, allora, un semplice testamento. Signora, passiamo un attimo perché c'è ancora una persona, ancora qualche persona che deve fare, poi magari lei glielo può. Allora, l'altra, Pierluigi. Ok, sì. Faccio delle considerazioni molto, mh, sì, con molta fatica, eh. Però le dico, anch'io sono infermiere e anch'io ho avuto a che fare nella mia vita con le persone che muoiono. Quindi mi siedo anche una cosa soltanto, però la faccio al dottor di piazza, gli, gli lancio il pallo, la palla al dottor di piazza, niente di complicato, però secondo me bisognerà cominciare a ragionare di più su queste cose, cioè sul fatto che uno deve... Allora, una cosa affettiva verso di voi, per Luigi mi conosce facevo. Da... Non, non, la gente non si uccide solo in carne, si uccide in molte altre parti d'Europa, che... perché sembra sempre che la carne abbia i primati, no? Eh? Invece questa cosa accade in molte altre parti d'Europa, un po' di meno a Udine, un po' di più in carne, però nessuno lo sa perché le persone... le persone si uccidono per vari motivi, ci sono vari motivi per cui le persone decidono di uccidersi. Però io, e la morte non è una questione medica, secondo me. La gente muore, il fatto che si muore non è un problema medico: si muore per una malattia o per una vecchiaia. Ma, non è un problema, per, ma come, si muore, come si muore è un problema politico, secondo me. Ma a parte questa cosa qui. E poi una cosa che volevo dirle: lei sa benissimo che, ehm, che le confidenze che le persone ci dicono a noi. Eh, lasciano il tempo che trovo perché comunque noi siamo una figura professionale no? queste sono cose molto intime il morire perché noi, noi ne parliamo così io faccio fatica a parlare del morire perché non... è una cosa molto privata secondo me quindi noi quello che possiamo aiutare perché nessuno si auspica che le persone si uccidano nessuno ha piacere che una persona si uccida un amico qualcosa è una cosa terribile però io penso che bisognerà in futuro, dico non stasera qui che siamo stanchi, cominciare a ragionare sul fatto che le persone forse dovrebbero avere la libertà anche di farlo in certe situazioni. Nel senso che penso a Monicelli che si butta dalla finestra. Anch'io ho avuto persone che mi hanno parlato e poi si sono buttate dalla finestra. Io credo che una persona... Quando ha una malattia, ad esempio, incurabile o in certe situazioni in cui la sua vita non ha più senso per se stessa, non per gli altri. Perché lei sa benissimo, dottore, può, da, può dare importanza alla vita di un'altra persona, però l'importanza che questa persona dà alla sua vita può essere diversa. Secondo me, bisognerà arrivare al punto in cui le persone devono decidere autonomamente su queste cose. La butto come provocatore. Non è una difesa del suicidio o un. Una condanna, è una constatazione relazionale fatta con molta calma. Volevo sapere cosa ne pensa lei di questa cosa: Pierluigi o a, o a Vito. Ah, Vito. Forse... La domanda è complessa. E non ben definita secondo me, nel senso che per quanto riguarda le malattie fisiche che non sono solo i tumori ma malattie inguaribili c'è un accompagnamento con le malattie con le terapie palliative come accennava il dottor Orsi che su cui siamo d'accordo in piena nel non lasciarli soffrire, nell'accompagnarli in modo corretto, umano dignitoso, togliendo il dolore, togliendo qualsiasi sofferenza, abbiamo tutti i mezzi. Per quanto riguarda la parte psichica, come dicevo, non è semplice, non è facile, perché anche le cure psicologiche a volte nelle situazioni della depressione, ma non solo, perché non è che si suicidino solo i depressi, sono, investono l'ambiente, le relazioni, l'isolamento. E quindi io sono chiaramente per una parte medica, ma poi come dicevo prima, anche per l'empatia che significa instaurare relazioni positive a livello eh, interpersonale, a livello coinvolgendo anche sempre più persone che possano eh, aiutare la persona in difficoltà, e quindi entrando anche nelle famiglie chiaramente. perché mi sembra a volte difficile poter, se una persona vive da sola, può non essere intercettata, ma una persona che vive del, in una famiglia, e non capire che è in difficoltà, mi sembra quasi impossibile. Cioè, mi sembra difficile che arrivi un suicidio così a ciel sereno. Cioè, nella mia famiglia, se succedesse una cosa del genere, mi stupirei, sarei un fallito totale. Cioè, eh, di non aver capito... C'è qualcosa che non funziona anche nei rapporti interpersonali nella famiglia, eh? perché chiaramente se una famiglia ha delle relazioni di un certo livello, di un certo tenore, di un certo tipo, di una certa confidenza, affiora un mal vivere, un mal di vivere, una situazione un po' più complessa della vita della persona e quindi qualche segnale viene lanciato sicuramente. Allora, grazie. Io volevo chiudere, andare a chiudere con eh, Pierluigi, ricordando che il prossimo appuntamento sarà eh, venerdì 8, per cui fra otto giorni. Con la presentazione del suo nuovo libro che è Non girarti dall'altra parte. E allora. L'appuntamento sarà alle 20.30, venerdì 8 febbraio, qui alla Sala Petris del Centro Balducci e, e sempre Nuova Dimensione Editore. Non girarti dall'altra parte, poi sentiamo quest'ultima tua, tua considerazione. So che, so che è tardi, però chiederei se è possibile tre minuti per leggere una lettera che, secondo quello che io percepisco, è il modo, uno dei modi migliori, il modo migliore per... Concludere, non si conclude mai su questi temi. E è arrivata una lettera oggi, spero che domani, da quello che ho percepito, sia pubblicata anche sul giornale locale, quindi più diffusa. È una persona che conos conosciamo in diversi, anche qui, è la mamma l'ha mandata. Ecco, leggo. E poi, dopo finito, passiamo a questo momento, un breve momento conviviale. Sono una persona in carrozzina dalla nascita a causa di una malattia genetica rara. Mi sono laureata in medicina e chirurgia e sto per conseguire il diploma di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica, un titolo accademico che mi permetterà di esercitare come medico laboratorista. Sono fra i medici che hanno sottoscritto l'appello per lo sbarco e l'accoglienza dei migranti della Sea-Watch. Non mi sento in dovere di giustificarmi o scusarmi per la posizione presa, né mi sono sentita chiamata in causa delle accuse che sono state mosse in questi giorni a me e agli altri medici, altro che buonista con la laurea finta. Per arrivare alla laurea io ho dovuto superare mille difficoltà in cui in, in un'università in cui le persone con problemi motori sono tutelate e agevolate con ben pochi mezzi. Sono però fermamente convinta che spesso fra accusatori e accusati ci sia un muro spesso, che è quello della non-conoscenza. Si punta il dito perché non si conosce a fondo chi sta al di là. Si giudicano le azioni senza conoscerne le motivazioni. Solo il dialogo può abbattere questo muro. In fondo l'uomo è dotato dell'uso della parola. Eccomi qui dunque a spendere alcune righe nel tentativo di favorire questo dialogo. Ho firmato la lettera perché prima che medico, Prima che disabile sono un essere umano, non parteggio per nessuna fazione politica. Non riesco però a rimanere indifferente di fronte alla sofferenza umana di persone che rimangono in mezzo al mare per giorni dopo essere scampate ad un inferno, quello dei campi di detenzione libici, dove erano sottoposte a indicibili violenze fisiche e psicologiche. Non riesco a tollerare che delle persone vengano sacrificate in nome di lotte politiche vengano strumentalizzate e tenute in ostaggio per mandare messaggi a chi le sfrutta. Non riesco a tollerare che delle vite umane possano valere così poco da non potersi adoperare per metterle in salvo sulla terraferma. Non riesco a comprendere una linea di governo che fa dell'odio verso una categoria di persone la sua forza motrice. Conosco la discriminazione, l'ho vissuta sulla mia pelle fin da quando ero bambina. E la detesto abbastanza da non augurarla a nessuno, neppure al mio peggior nemico. Il governo deve risolvere i problemi degli italiani? Certamente. Da persona disabile sono la prima ad auspicarmi che vengano adoperate le risorse necessarie a permettere a chi ha problemi motori di condurre una vita pienamente integrata nella società. I problemi che dobbiamo affrontare nel quotidiano sono molti. Viaggiando un po' mi sono resa conto di quanto l'Italia sia lontana dagli standard di molti paesi europei di fa in fatto di accessibilità e barriere architettoniche. Sto aspettando da tempo, una da tempo immemorabile la fornitura di una carrozzina nuova con caratteristiche specifiche di cui ho estremo bisogno, soprattutto sul posto di lavoro. Bloccata da mesi a causa di un lunghissimo iter burocratico e continui rimpalli di responsabilità, al termine della procedura, che si prolungherà probabilmente per altri mesi, dovrò comunque provvedere personalmente ad una buona parte dei costi della carrozzina. Di problemi ne so qualcosa, ma non per questo mi arrogo il diritto di decidere che i miei bisogni sono più importanti e più urgenti di quelli degli altri. La buona politica è quella che si occupa delle necessità di tutti. Se i cittadini devono sgomitare e calpestarsi fra loro per far sentire la propria voce, vuol dire che c'è un problema di fondo. Mi viene un po' da ridere pensando a quanto la comunità di cui faccio parte, quella delle persone disabili, sia stata storicamente depotenziata e svalutata, tanto che spesso si pensa a noi in termini prettamente assistenzialistici. Quanti politici anche recentemente hanno utilizzato la parola ultimi per riferirsi ai disabili? Eppure in questi giorni io e gli altri 500 medici firmatari della lettera ci siamo sentiti apostrofare come nababbi che vivono nei villoni. In un batter d'occhio sono passata da ultima a persona privilegiata. Trovo questa contraddizione esilarante, così come trovo esilaranti le sentenze di chi manda all'agonia persone di cui non sa assolutamente nulla e di cui non conosce il vissuto né personale né professionale. Non sono mai stata parti particolarmente patriottica, ma mai come in questo momento storico sento il desiderio di cercare lavoro all'estero, dopo la specializzazione. Immagino che questo mio sentire sia condiviso da molti futuri medici, compresi numerosi specializzanti che hanno sottoscritto la lettera che magari in questo momento stanno provando, come me, il desiderio di sottrarsi a questo clima di odio e di disprezzo da cui siamo st stati accerchiati. Nonostante questo io sono un inguaribile ottimista e ho piena fiducia nel futuro. Auspico quei cambiamenti che renderebbero il concetto di uguaglianza non un'utopia, ma una realtà assodata e radicata nella società. Da sognatrice nutro la speranza di quella forte spinta emotiva. Che a mio parere è necessaria a mettere in atto questi cambiamenti, una spinta che nasca dal profondo del cuore di ogni cittadino, che vada a braccetto con l'empatia, la condivisione, l'ascolto e la vicinanza con l'altro. Sogno un mondo dove le richieste, i bisogni delle persone vengano accettati come autentici e imprescindibili. Sogno un mondo dove questi bisogni vengono accolti senza se e senza ma. Sogno un mondo dove la sofferenza che tutti sperimentiamo presto o tardi nella vita faccia da combustibile non alla chiusura, al sospetto e alla diffidenza, ma all'apertura verso gli altri, che vada a fomentare quella spinta emotiva di cui parlavo prima. Sogno un mondo dove io e i miei fratelli di qualsiasi abilità, nazionalità, provenienza, sessualità, credo religioso, ci sentiamo tutelati e valorizzati nella nostra unicità. Sogno un mondo dove la parola ultimo non ha ragione di esistere. Michaela Marangone ha scritto questa lettera veramente straordinaria. Grazie a tutti. Allora.